della divisione calcio a 5, le due squadre entrano in campo, bello vedere, mi fermo un attimo nella presentazione della gara Alessio, bello vedere alla coreografia presentata dai sostenitori locali. È bellissimo, emozionante, immagino per i giocatori sia una grande soddisfazione essere riusciti a portare questo entusiasmo in questa piazza. Bellissimo, bellissima l'atmosfera che si respira qui al Palafiera, si tocca con mano l'emozione da parte di una società neopromossa in Serie A, ma l'Acqua e Sapone non vuole assolutamente regalare nulla. Dicevamo riguardo le precedenti partite in campionato, una vittoria per ciascuna. Nella gara di andata il 10-3 dell'Acqua e Sapone sull'Ital Service con 5 gol di Olivera e 3 di Bertoni. Nel match di ritorno Bertoni non c'era. L'Ital Service andò sotto nel primo tempo e poi vinse 4-1 con un'escalation di gol che regalò il successo all'Ital Service. In questo campionato abbiamo visto l'Ital Service giocare molto bene in casa e un po' meno fuori casa. Bisogna anche dire che la partita di andata era una delle prime giornate da parte dell'Ital Service nella categoria maggiore, evidentemente ha dovuto pagare lo scotto della neopromossa. Se fosse la classifica a regalarci il pronostico vincente non ci sarebbero dubbi, la Questapone è seconda con 49 punti assieme alla Luparenza ad un punto dal Camedossona nella stagione regolare di Serie A. L'Ital Service Pesaro invece è settima in classifica con 34. Mi fermo un attimo perché voglio lasciare la parola subito a Marco Calabresi che è a bordo campo per raccontarci quella che è l'atmosfera che si respira appunto vicino alle panchine. Marco. Ciao Matteo, buonasera a tutti, bellissima atmosfera, avete visto la straordinaria coreografia allestita dal Palafiera, tutto non solo dalla curva alle spalle così alla nostra sinistra. È interessante vedere come lo abbia apprezzato anche Tino Perez, che è un tecnico abituato, no, ai palcoscenici internazionali, è un allenatore che ha vinto tanto all'estero, ha vinto con la razza, ha vinto 2 UEFA Futsal Cup, ma nonostante il suo grande palmarès dal punto di vista internazionale anche lui è rimasto piacevolmente sorpreso dalla grande atmosfera che si respira e chiaramente questo è il piatto forte, l'impegno dei padroni di casa e il Palafiera di Pesaro che vuole essere il sesto uomo in campo per la squadra di Ramiro Diaz. C'era ovviamente curiosità nel capire quella che potesse essere la risposta di pubblico per questa partita serale, per questo main event per quanto riguarda il Palafiera e il territorio locale, la società organizzatrice del presidente Lorenzo Pizza. Mi sembra, insomma, in maniera abbastanza oggettiva che la risposta sia eccezionale. La palla è al centro del campo, le due formazioni sono schierate, i quintetti li abbiamo presentati da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Attaccherà l'Ital Service Pesaro, dalla parte opposta c'è l'Acqua e Sapone Unigross. Chi vince, lo ricordo ancora, affronta sabato alle 20:30 la Lollo Caffè Napoli. L'ultima domanda prima di iniziare, Alessio, abbiamo visto parecchi gol, possiamo dire così, in queste prime partite. Ci dobbiamo attendere una partita ricca di gol o più tattica e più bloccata secondo te? Per come sono le due squadre credo e spero di non essere smentito, ricca di gol. Il Pesaro è una compagine votata all'attacco soprattutto quando gioca in casa e l'Acqua e Sapone è uno dei migliori attacchi del campionato. Fra poco cercheremo di avere una prima fotografia tattica del match. Nel frattempo prova a far circolare il pallone l'Ital Service Pesaro, ottiene una rimessa laterale all'interno del suo quadrato, anzi corregge, viene corretta la decisione, quindi rimessa per l'Acqua e Sapone Unigross. Ci prova la formazione abruzzese di mister Perez con il pallone toccato da De Olivera, quindi Capitan Murillo dialoga con il compagno in maglia numero 11, si fa vedere in appoggio Bocao, quindi Calderolli riceve, cerca con uno sguardo un po' di profondità, invece deve ripiegare dentro la sua metà campo. Murillo sale in pressione Marcelinho, vice capocannoniere del campionato, è stato detronizzato la settimana scorsa dopo che per una settimana appunto era stato al vertice della graduatoria dei bomber di Serie A, comunque salito a quota 23 e rincorre il solo Patias leader con 24. E allora adesso dicevamo, qual è la prima foto tattica della gara? Il ritmo è buono fin questi primissimi secondi, l'Acqua e Sapone ha lavorato fondamentalmente di 4 senza dare subito la profondità, anche se con De Olivera in campo generalmente adotta un classico sistema con un riferimento fisso, con un pivot fisso. Per il momento non lo sta facendo, il Pesaro nella prima azione della partita, sono passati appena 59 secondi, si è limitato a gestire l'attacco dell'Acqua e Sapone. Adesso vediamo in fase di possesso in questo caso cosa proverà.
Tres per il capitano Tony Dandelo, un pallone difficile da controllare per Marcelinho, che però lo fa egregiamente, lo incolla al suolo e poi scatta via subendo il fallo, il primo fallo del match, la prima scorrettezza commessa dall'acqua e sapone Unigross Bocao, l'autore del fallo, che prontamente ha chiesto scuse. E allora calcio di punizione, siamo distanti almeno 15 metri se non di più dalla porta, e quindi Marcelinho decide di toccare all'indietro per Tres, fa lui da ragioniere e allora appoggia ancora per Marcelinho, il tocco di nuovo per Tres, pressato con difficoltà, deve appoggiare all'indietro per Micoli, scodellata il pallone per Marcelinho, può salire la squadra di Ramiro Diaz, Tony Dandel si accentra, Tony Dandel cade a terra, c'è il secondo fallo già in meno di un minuto e mezzo commesso dall'acqua e sapone Unigross, e questa volta la posizione è decisamente più interessante. L'abbiamo detto Matteo, in casa soprattutto il Pesaro non ha timori reverenziali, gioca la partita, la gioca a viso aperto, in questo caso buonissima l'azione, l'impatto alla gara di Marcelinho è stato eccezionale, ha conquistato un fallo, adesso subito ha guidato una buonissima transizione e un calcio di punizione buonissimo per i giocatori e i calciatori del Pesaro. Mammarella sistema la barriera, fa scalare Murillo, qui bisogna stare attenti, sinistro di Marcelinho, destro di Boaventura, la prima opzione trova un varco di fianco ad Oliveira, che era la prima opposizione, il primo muro umano rispetto al pallone, poi però sulla davanti, anzi la linea di porta, riesce a ribattere l'acqua e Sapone che prova a ripartire con De Oliveira, si lotta per la conquista di questo pallone esattamente all'altezza della linea di metà campo, l'ultimo tocco è giocatore in maglia rossa e quindi rimessa laterale per l'acqua e sapone Unigross con questo pallone difficile, ma riesce ad addomesticarlo De Oliveira, arriva anche il primo fallo dell'Ital Service Pesaro, mi sembra che la grinta, la voglia di lottare su ogni pallone non manchi da parte delle due contendenti. Sono partite forti tutte e due, oltre che il ritmo anche la fisicità non sta mancando, dopo neanche due minuti siamo arrivati a due falli a uno, se questa dovesse essere la proiezione arriveremo tranquillamente alla fine del bonus. C'è il serio rischio stando a questo inizio di vedere alcuni tiri liberi, è presto per dirlo, adesso c'è un calcio di punizione sulla banda destra d'attacco sul pallone Murillo, il tocco è per Bocao, poi la palla perviene a De Oliveira, deviazione, Beffarda passa in vantaggio, l'acqua e sapone Unigross con De Oliveira aiutato da una deviazione da parte di un giocatore in maglia rossa, porta in vantaggio la formazione di Tino Perez, 1-0 realizzato dopo 1 minuto e 48 secondi, acqua e sapone avanti, le premesse per un gol presto c'erano tutte e così è stato. È fortunata in questo caso l'acqua e sapone, un calcio di punizione ben coordinato, il tiro è stato nettamente deviato, ha messo fuori causa Micoli. Dobbiamo dire che paradossalmente in casa, formazione locale, anche sul tabellone e sul punteggio, vedete l'acqua e sapone, ci fa sorridere ovviamente con l'Ital Service Pesaro organizzatrice e formazione ospitante, e abbiamo il punteggio quindi che ci indica come formazione locale l'acqua e sapone avanti 1-0 con De Oliveira, insiste Murillo sulla fascia, il pallone in mezzo per De Oliveira che viene incontro, segno d'intesa fra i due, la palla termina fuori. Marco, segnalo un Luca Ian indemoniato, ha dato indicazioni almeno 3 o 4 volte già ai suoi compagni e poi è stato uno di quelli ad alzarsi per primo dalla panchina e andare ad abbracciare Giulio De Oliveira subito dopo il gol dell'1-0. L'esultanza ovviamente giustificata per l'acqua e sapone Unigross, che nelle primissime battute aveva commesso un paio di falli per fermare due tentativi offensivi interessanti del Ital Service Pesaro, poi alla prima vera occasione in cui si è schierata nella metà campo avversaria la squadra di Perez ha colpito e adesso c'è un altro fallo, siamo già 2-2 sul tabellone, sul conteggio delle scorrettezze, un altro calcio di punizione e c'è da dire Alessio che le palle inattive sono in questa stagione per l'Ital Service Pesaro un piccolo tallone d'Achille. È una squadra che gioca in pressione molto forte e spesso cerca di non buttare via il pallone, questo delle volte ha delle controindicazioni che è quello magari di fare qualche fallo di troppo e quindi subire come in questo caso diverse soluzioni da fermo. C'è Calderolli questa volta sul pallone, le indicazioni di Perez che fa una sorta di mimo con la mano, cerca il primo palo Murillo, c'è però ben piazzato, scalato Marcelinho che con il petto in maniera assolutamente regolare riesce a ribattere il pallone, si resta sull'1-0 ma insomma la partita sta regalando subito interessanti emozioni, l'acqua e sapone conduce con De Oliveira, si attende la replica dell'Ital Service che sta provando ad uscire dalla sua metà campo ma fin qui non ci sta riuscendo. Pallone per Tres.
viene incontro Stringari, è entrato da qualche istante, così come Manfroi, il pallone va all'indietro da Tres, quindi di nuovo Stringari col piede preferito, il sinistro, il pallone per Tres, palla che viaggia da una corsia all'altra, prova ad accelerare la squadra di Ramiro Diaz, Manfroi in banda, in parallela per Marcelinho, la pressione alle spalle di Murillo, riesce a scaricare bene per Manfroi, prova, anzi pensa il tiro, poi lascia l'incombenza con l'assist a Marcelinho, palla fuori, primo tentativo d'attacco subito dopo il gol subito per l'Ital Service Pesaro, non andato a buon fine, Marcelinho ha colpito male il pallone ed ora sale, alza un pochino la pressione l'Ital Service, tutto regolare secondo i direttori di gara, il rilancio di Mammarella è una fiondata che viene deviata fuori dal rettangolo di gioco da parte di Cesaroni e quindi torna in avanti l'Acqua Sapone Unigros che conquista un buon calcio d'angolo, adesso vediamo come andrà a battere, l'Acqua Sapone generalmente da ferma è sempre molto pericolosa, l'ha dimostrato in occasione del gol anche se deviato, ma in queste situazioni speciali è molto spesso molto pericoloso. Ancora una volta un tiro di De Oliveira che è stato deviato e per poco non manda in grande difficoltà il portiere Micoli che invece resta sulla sua mattonella con i piedi, riesce quindi con le mani ad arpionare il pallone e allora di nuovo Ital Service, il doppio passo di Manfroi, il pallone scaricato all'indietro per Tres, poi Stringari può puntare in uno contro uno anche con l'aiuto di Tres, col supporto di Tres che va a infastidire l'avversario, il pallone torna proprio sui suoi piedi, sulla destra l'imbucata in mezzo a un nugolo di gambe, Stringari forza la giocata, perde il pallone, lo riconquista e la palla carambola sui piedi di Manfroi. Quindi Tres, il pallone per Manfroi, cercano un varco i giocatori di Ramiro Diaz, l'Acqua Sapone però difensivamente al momento sta reggendo molto bene l'urto, praticamente sono cambiati tutti i giocatori che hanno iniziato la partita per l'Acqua Sapone, fatta eccezione ovviamente per Mammarella e Calderolli che ancora è in... no, non c'è nemmeno Calderolli, è uscito anche lui, sono cambiati tutti. Per l'Ital Service anche una rotazione ampia, c'è Tony Dandella ancora in campo che va in pressione adesso sulla corsia destra mentre c'è un fallo, ancora un fallo dopo nemmeno 5 minuti, 3 falli commessi dall'Ital Service Pesaro, 2 da parte dell'Acqua Sapone Unigros, siamo all'altezza della linea dei 10 metri, forse poco più indietro, altra punizione per l'Acqua e Sapone mentre il direttore di gara va a richiamare la panchina dei Ital Service Pesaro, primo richiamo alla panchina della formazione di casa, addirittura il giallo, viene estratto il cartellino giallo per Marcelinho, evidentemente reo di qualche protesta di troppo, c'è da dire Alessio che in questa prima giornata abbiamo visto gli arbitri molto molto attenti alle panchine. È una prerogativa, soprattutto in queste manifestazioni si cerca di mantenere sempre il controllo della partita, qui l'Ital Service forse paga anche lo scotto dell'essere a una prima manifestazione così importante. Il fallo di Stringare era un fallo, vediamo la punizione, era un fallo evitabile e anche le successive proteste di Marcelinho che hanno portato alla ammonizione sono sintomi di comunque una certa tensione a un evento così importante, un palazzetto già così pieno e lo stare sotto dopo pochi secondi. Evidentemente è naturale, è una cosa che in casa per una neopromossa come l'Ital Service, nonostante ci siano anche giocatori che ovviamente hanno disputato manifestazioni, competizioni a questi livelli, è importante, però ci sono anche giocatori, quindi poi c'è un ambiente in generale che è nuovo a questo massimo livello della Serie A, in questo caso della Coppa Italia di Serie A. Abbiamo visto la punizione di Bertoni che è stata neutralizzata, respinta dall'Ital Service Pesaro, quindi si resta sull'1-0 quando ci avviciniamo allo scoccare del quinto minuto di gioco, prova ad uscire dalla pressione, lo fa bene l'Acqua Sapone con Coco Wellington che dialoga con Jonas, il tiro e la parata di Micoli a neutralizzare il raddoppio dell'Acqua Sapone, qui grande azione da parte della squadra di Perez, è riuscito a fermare tutto il portiere dell'Ital Service con una spaccata che ha neutralizzato il possibile raddoppio, bravo Giuseppe Micoli in questo caso. È da notare come l'Acqua Sapone attenda l'Ital Service a metà campo, non va a pressare a tutto campo proprio per evitare una delle caratteristiche migliori della squadra marchigiana, che è una ripartenza a campo aperto con giocatori molto abili tecnicamente, rapidi, quindi nella presentazione, nella preparazione di questa gara un'attenzione particolare sta dando l'Acqua Sapone, una squadra che come dicevi te sì è neopromossa, molto ambiziosa, società, giocatori e staff, non a caso si stanno giocando un quarto di finale di una Coppa Italia dove arrivano solo le migliori 8.
C'è da dire, ripensando all'ultima gara qui del Palafiera di circa un mese fa, poco più, eravamo a fine gennaio, che l'Ital Service con Ramiro Diaz contro la Questapone, però quella volta di Ricci, decise di aggredire alto mentre Ricci l'aspettò dentro la metà campo. Alla fine, d'accordo, raccontammo che ebbe la meglio l'Ital Service, forse anche in virtù di quella mossa, ma oggi è tutta un'altra storia. Passo la linea a Marco Calabresi che ce la chiama davanti le panchine. Lavoro doppio per i medici dell'Acqua e Sapone, c'è Giulio De Oliveira che ha un problema credo al mignolo della mano sinistra, mentre Calderolli ha un problema al ginocchio, quindi doppio lavoro per i medici, ma l'Acqua e Sapone ha delle rotazioni incredibili, abbiamo qui Gabriel Lima e Luca Ian pronti a entrare in campo, credo che giocherebbero, non so, un quintetto in 14 squadre su 14 la nostra Serie A. Decisamente, considerate che hanno l'Acqua e Sapone ha ruotato fino adesso, come dicevamo prima, due quartetti interi, e in panchina ci sono ancora due giocatori come Lima e come Luca Ian. Lima non è ancora entrato, insomma questo la dice lunga sulla rosa a disposizione di Tino Perez. Comunque attenzione, prestiamo attenzione Alessio a questi due cerotti e ghiaccio che stanno coinvolgendo De Oliveira e Calderolli, e quindi vediamo se ci possono essere delle conseguenze per la formazione dell'Acqua e Sapone. De Oliveira che è un po' una bestia nera perlomeno fino a questo momento in stagione per l'Ital Service, l'abbiamo detto nella gara di andata vinta 10-3 dall'Acqua Sapone, 5 gol, questa sera l'ha sbloccata lui per la formazione abruzzese, e quindi l'Ital Service che ha come pericolo numero uno il bomber, il capocannoniere dell'Acqua Sapone, che ora si rende pericolosissima con Bertoni in spaccata, in scivolata, indirizza il pallone verso la porta di Micoli che riesce anche in questo caso a parare, due belle parate di Micoli che hanno negato il raddoppio, altrimenti sarebbe stata adesso una brutta mazzata per l'Ital Service. Gioca molto l'esperienza in queste fasi, il Pesaro non sta giocando una cattiva partita, anzi nella fase di possesso sta mettendo in difficoltà l'Acqua e Sapone, ma l'Acqua e Sapone appena a mezza possibilità verticalizza, ha qualità in tutti i giocatori e riesce a essere pericolosa spesso e volentieri. La palla non è in gioco, siamo arrivati a 6 minuti e 42 secondi del primo tempo, viene rimessa in campo adesso dalla rimessa con Murillo che di tacco cerca di innescare De Oliveira, che evidentemente ha risolto i suoi problemi alla mano, se non abbiamo capito male, ad un mignolo per la precisione. Brutta palla persa, questa può essere sanguinosa, in mezzo ancora un miracolo, la traversa a negare il raddoppio e poi arriva il tap-in vincente della Acqua e Sapone Unigross, il 2-0 realizzato da Fabrizio Calderolli dopo 6 minuti e 56 secondi. Allora cambia ancora la situazione, sembrava essersi salvata in questa circostanza la squadra di Ramiro Diaz, invece poi tapina di Calderolli, 2-0. Ora però c'è il time out, allora andiamo ad ascoltare cosa raccontano i due allenatori in panchina. Ascoltate, stiamo benissimo, non pensate nel marcatore, stiamo giocando benissimo, ok? Solamente la sua pressione, muovete la palla veloce, se la palla è ferma la pressione è attiva, ok? È effettiva, attendivo? Muovete la palla subito, girate di un lato all'altro, stiamo benissimo, non pensate nel marcatore, sono due sbagli puntuali, ok? Ma la squadra sta veramente bene. Fiducia in quello che stiamo facendo, ok? E un'altra cosa, per arrivare all'obiettivo bisogna correre, guadagnare la sua spalla, ok? D'accordo? Andiamo. Alessio, mi sembra che il mister prima di tutto abbia voluto dare fiducia alla squadra dicendo stiamo facendo bene, occhio agli errori e bisogna correre. Lo stavamo dicendo anche prima, l'Ital Service sta facendo una buona gara. È ovvio che ha davanti una squadra esperta, forte, e in tutti i momenti ti può mettere in difficoltà, e se a mezzo spiraglio mette la palla dentro. Qui l'azione sembrava terminata, sembrava l'avesse scampata con un miracolo di Micoli, la traversa, la palla ribattuta, ormai sembrava andata fuori. Calderolli non so da dove l'ha rimessa in porta. Quando giochi queste partite con squadre così forti, loro non ti perdonano, non ti lasciano la possibilità di fare mezzo errore. Questo stava dicendo Ramiro in questo time out, cercare di tenere alta l'intensità e comunque non mandare la squadra in depressione dopo il 2-0, perché tutto sommato la partita la stanno facendo bene.
Tutto bene per l'Ital Service, che però ha perso qualche pallone di troppo in questi primi sei minuti, anche adesso ha rischiato di regalare un'azione d'attacco alla formazione avversaria, ha regalato solamente una rimessa laterale. Allora il gioco è ripreso, siamo entrati nel settimo minuto, sono cambiati nuovamente molti giocatori in campo per l'Ital Service, dentro Rever Cortés, dentro Fortini, dentro Stringari e c'è anche Marcelinho. Di nuovo altre sostituzioni per il tecnico Ramiro Diaz, sta dando molta rotazione, se non sbaglio, Alessio, ai suoi giocatori, il tecnico dell'Ital Service. Sta cercando di mantenere l'intensità alta, è un modo, quello che diceva anche nel time out, finché pressiamo forte la palla, finché la movimentiamo, prendere le spalle, che è una caratteristica che chiedeva spesso Ramiro Diaz in questa partita, c'è bisogno di mobilità, c'è bisogno di intensità. Questo vuol dire ruotare tutti i giocatori che è disponibile nella rosa. Attacca l'acqua e sapone Unigros con il pallone per l'autore del 2-0 Calderoli, poi la sfera arriva da De Oliveira, dialoga con Bocao sullo stretto in poche mattonelle, ma la palla termina fuori, copre bene lo spazio la retroguardia dell'Ital Service, Pesaro con Tres che invita i compagni a salire, la palla va larga verso il portiere Micoli che vuole lanciare lungo, cerca di innescare Stringari, lo fa bene, il controllo con il petto, deve però ripiegare, scappare all'indietro Stringari perché non concede Varchi l'acqua e sapone in questa azione insistita prolungata dell'Ital Service. Ora Manfroi spara la porta, si appoggia su Stringari che forza il dribbling, controlla male però, e allora di nuovo rimessa laterale per l'acqua e sapone, la cui pressione sicuramente in questo frangente è efficace. Adesso l'Ital Service deve far passare un pochettino la tempesta, c'è ancora tantissimo tempo, oltre 30 minuti. Ma rischia qua, scusa Alessio, tantissimo sul duplice tentativo, prima De Oliveira neutralizzato, poi Murillo ha colpito l'incrocio, lo spigolo dell'incrocio dei pali in pieno, ha sfiorato il 3-0, ha rischiato davvero grosso l'Ital Service che prova poi a ripartire ma non riesce, viene ancora fermato dall'ottima guardia in questo caso da parte di De Oliveira che poi lancia lungo, la palla viene raggiunta da Micoli che la vuole tenere in campo rischiando un po' troppo. Lo dicevamo, guarda, poco fa, devi aspettare che passa questo momento, logicamente prendere due gol in meno di 10 minuti psicologicamente ti può creare qualche problema, devi riuscire ad aspettare il momento migliore di gioco e provare piano piano a recuperare la gara. Attenzione a Marcelinho, carpiona un pallone con un gesto tecnico notevole, tutto in allungamento, lo mette giù, poi però sulla pressione avversaria regala la rimessa laterale a Bocao, subito ha toccato corto per Mamarella, poi di piatto De Oliveira, ottimo lo scambio, grande azione dell'acqua e sapone, ancora Micoli in uscita, va a opporre il muro a Calderoli, sta continuando ad incrementare però le occasioni da gol l'acqua e sapone Nigros che sta davvero prendendo sempre più confidenza con questa partita in vantaggio, possiamo dire meritatamente, due gol realizzati sin qui da De Oliveira e poi da Calderoli dopo 1.48, 6.56. Ital Service che in questo caso spazza quasi a voler dare un segnale di frenesia, di preoccupazione, e resta però in avanti la squadra di Perez, lo vediamo camminare continuamente davanti alla sua panchina l'allenatore dell'acqua e sapone Ramiro Diaz, si va un pochino in più preoccupando sul volto, vediamo i segni di qualcosa che non quadra al meglio per lui. Rimessa laterale con Bertoni che tocca per Coco Wellington, quindi la palla per Bordignone, allora De Oliveira, Bertoni, palla che viene fatta scorrere il velo di Coco Wellington ma viene intercettata la sfera da Marcelinho, rimessa laterale a metà campo per l'acqua e sapone, ancora a movimento a 4 in avvio d'azione per la formazione abruzzese con Jonas che lancia lungo, cerca di disegnare una parabola a forma di assist per Bertoni ma il pallone è leggermente troppo lungo, non può arrivarci il compagno in maglia numero 15 e la sfera termina fuori, si fanno sentire in questo caso come se capissero, intuissero il bisogno di dare supporto soprattutto psicologico ai propri beniamini, i tifosi della Ital Service Pesaro che ora accelera con Marcelinho, prova a fare tutto da solo ma va a sbattere contro il raddoppio di demarcatura, la palla per Bertoni in mezzo ad avversari, Bertoni una magia, nasconde e ritrova il pallone, Bertoni, la palla è fuori, grandissima giocata da parte di Bertoni e ancora una chance per l'acqua e sapone che ha sfiorato ancora una volta il 3-0. E qui abbiamo visto tutto, l'acqua e sapone che si è ripiegato velocissimamente nella metà campo, l'uno contro uno tentato da parte dell'Ital Service,
la ripartenza immediata verticale dell'Acqua e Sapone, con un'occasione enorme di Bertone, una giocata molto bella, e per fortuna per l'Ital Service è andato fuori la conclusione di Edgar Bertone. Eh sì, è terminata fuori per fortuna l'Ital Service, che deve ringraziare un po' questo errore e anche un po' la bravura di Micoli in un paio di circostanze precedenti, altrimenti poteva aver subito anche un altro gol. Si aspetta la reazione da parte della formazione di Ramiro Diaz, che sembra continuare a subire un po' il gioco dell'Acqua e Sapone, gioca ovviamente in scioltezza la squadra di Perez. Attenzione però a questo contropiede lanciato da Manfroi, ottima e tempestiva la chiusura di Jonas, il pallone che viene mandato in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per l'Ital Service, che respira un po' in questa circostanza. Un Ital Service che la sua prima gara in ambito nazionale in Serie B, parliamo quella volta stagione 2006-2007, la giocò proprio contro l'Acqua e Sapone, Città Sant'Angelo allora, all'epoca la formazione abruzzese vinse il campionato in quella circostanza, mentre c'è la prima grande palla gol per l'Ital Service. Marcelinho prova a sbattere contro Mammarella, che riesce a frenare il possibile 2-1 con un'uscita tempestiva e una tecnica applicata perfetta in uscita, ha fermato Marcelinho che ha sfiorato il 2-1. Ma la giocata precedente tra Manfroi e Stringari è meravigliosa. Manfroi detta il passaggio a Stringari, che non si era accorto di quel varco, la palla alle spalle come chiedeva il mister Ramiro Diaz nel time out, e questa si è creata l'occasione che poi Mammarella ha sventato con una facilità estrema, sì, una parata di una difficoltà unica. Rende ovviamente semplice ciò che non lo è, e qui però deve lavorare di pazienza e di ordine per sistemare la barriera il portierone dell'Acqua e Sapone. 2-1 scalato, la rincorsa di Marcelinho, c'è anche Boaventura vicino, il tocco invece per Manfroi, ancora Mammarella questa volta in tuffo orizzontale rispetto alla porta, in parallelo rispetto alla porta, neutralizza anche questa occasione di Ital Service, però sta prendendo coraggio, un buon segnale per Ramiro Diaz, sta guadagnando metri con le giocate di Manfroi, di Stringari e di Marcelinho. Nella circostanza precedente il tiro provato su schema di punizione da Manfroi, Mammarella ancora una volta attento, si resta sul 2-0 in virtù, in conseguenza delle reti realizzate da D'Olivera e Calderoli, ma l'Ital Service cresce quando abbiamo varcato la prima metà di primo tempo, 9 minuti e 11 secondi al intervallo, al termine quindi del primo tempo, respira un po' Manfroi, torna in campo Fortini e va a dare il suo contributo su questo calcio d'angolo, se non vado errato, per l'Ital Service Pesaro. Si organizzano i giocatori biancorossi, arriva il fischio del direttore di gara, una rimessa laterale, il sinistro di Stringare, ancora Mammarella molto ben appostato, molto ben posizionato, c'è però il fischio da parte del direttore di gara. Non so Alessio se tu hai ben compreso cosa ha fischiato l'arbitro, se solamente ha voluto richiamare l'attenzione, palla che ha toccato il soffitto del palafiera, si riprenderà quindi probabilmente dalla rimessa laterale in zona d'attacco per l'Ital Service. Allora, un dato, tutte e due le squadre a 4 falli, 9 minuti alla fine, è probabile che si arrivi all'esaurimento del bonus. Devono stare attenti adesso perché è l'ultimo fallo che si possono spendere. Sicuramente c'è attenzione quindi adesso nei contrasti, negli interventi all'ultimo sul pallone. La sfera va da Marcelinho, c'è spazio per Boaventura che può guadagnare metri pericolosi, questa palla è rimasta scoperta anche se da distanza importante per qualche istante di troppo. Qua l'Acqua e Sapone probabilmente ha sbagliato una scalata o comunque sia qualche marcatura. Boaventura ha potuto prendere la mira, posizionare il mirino e sparare, però è andato incontro al corpo di un avversario, Tony D'Andrea. Stringari, ancora a Tony Dandella, si fa incontro Marcelinho, il pallone è impreciso e allora rimessa laterale, torna in avanti dopo alcuni minuti di sofferenza l'Acqua e Sapone Unigross, che non ha alcuna fretta nell'effettuare questa rimessa laterale, lo fa con il suo numero 20 Jonas, che guarda all'indietro, appoggia per Bertoni, ma l'inteso con Coco Wellington, quindi rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro. Nel frattempo le due tribune, o la tribuna lunga del Palafiera di fronte a noi, è praticamente tutta esaurita, più la curva alla nostra sinistra, quella degli ultras dell'Ital Service Pesaro, è ben colma, anche a destra ci sono molti spettatori, direi che siamo sull'ordine delle 1500 unità, una buonissima cornice di pubblico, forse anche qualcosa in più per questa gara dei quarti di finale numero 4 delle finali di Coppa Italia, della Final 8 di Coppa Italia di Serie A.
tra le altre cose partita molto piacevole, intensa, che l'Acqua e Sapone sta vincendo per 2-0, ma abbiamo la sensazione in questo momento che l'Ital Service stia mettendo non solo il naso fuori nella metà campo avversaria, ma anche qualcosa in più, già due occasioni grandi che Mammarella ha sventato, e siamo sicuri che un gol darebbe entusiasmo non solo agli spettatori ma anche alla squadra stessa per cercare una rimonta complicata in questo momento. Mi sembra di interpretare che il Pesaro avrebbe bisogno più che di un gol per il risultato, più per sbloccarsi dal fardello dell'emozione di questo avvio di gara. Però passo la parola a Marco Calabresi, bordo campo. C'è stato un scambio di battute tra Chiariello e Felipe Toni Dandel, che ha detto non siamo in piscina, si lamentava forse di qualche tuffo secondo lui dei giocatori dell'Acqua e Sapone. Chiariello è andato subito lì e lo ha rimesso al suo posto. Ovviamente schermaglie piccole, piccolissime schermaglie, anzi battute di bordo campo di una partita così importante che adesso concede una chance preziosa sulla corsia destra al numero 77 arrivato a dicembre qui in terra marchigiana, Giuliano Fortini, con il piatto destro sparato troppo alto, non è riuscito a inquadrare il bersaglio, era ben posizionato Mammarella, la posizione era defilata, però comunque si è un'altra chance, un altro segnale di risveglio e di reazione importante dell'Ital Service, che ora un po' scoperta, la difesa un po' disorganizzata, prova a riassestarsi con Cesaroni che va in pressione su Calderolli, concede la rimessa laterale. Siamo a 7 minuti e 36 dal termine del primo tempo, inizia a contare il direttore di gara, Calderolli sta esaurendo il bonus, l'ha esaurito e quindi viene invertita la rimessa laterale, non si era accorto Calderolli che l'arbitro vicino a lui aveva iniziato a contare, allora la rimessa viene invertita, ci sarà Cesaroni pronto alla battuta. Cesaroni che fra l'altro è l'unico ex di turno di questa sfida, Cesaroni che è tornato al Pesaro dopo che aveva vissuto una importante esperienza 3 anni fa con la maglia del Pesarofano, diciamo così allora Pesarofano, anche se poi questa società è l'evoluzione naturale di quella realtà nata a suo tempo dal Pesaro 5, dalla fusione del Pesaro 5 e del Palextrafano, due gloriose e importanti società marchigiane. Ma torniamo in cronaca, così come è tornato in campo Tres in questa fase del match, c'è l'attacco sulla fascia sinistra da parte di Fortini, prova a sprintare ma protegge benissimo il pallone Boccao, cede a Murillo, pallone perso, Cesaroni apparecchia per Fortini, la palla viene lasciata scorrere per Mammarella, c'è Rever Cortés che prova a pressare, anche lui è arrivato a metà stagione a disposizione di Ramiro Diaz dopo essere stato tesserato per la Luparense, difesa qua scoperta del Ital Service, se la cava e poi prova a ripartire in contropiede, Rever Cortés chiede il fallo con il corpo, si ferma un attimo per l'arbitro vicino a lui, è tutto regolare e quindi c'è un'altra rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, che però adesso sicuramente sta soffrendo da alcuni minuti, ormai la gara è più equilibrata. È passata quella che diciamo prima, la tempesta che doveva far passare il Pesaro, era normale che l'Acqua e Sapone avrebbe aggredito questa partita e anche lì con il doppio vantaggio chiaramente si è presa tutti i vantaggi, in quel momento il Pesaro doveva aspettare un calo fisiologico da parte della squadra abruzzese, adesso il calo è arrivato, addirittura è arrivato anche il bonus dei falli che viene a dare una grande mano alla squadra marchigiana. È arrivato il calo ed è arrivato anche, e forse direi soprattutto, il quinto fallo per l'Ital Service Pesaro, che al momento non significa niente più di una punizione dalla linea circa dei 12 metri, siamo esattamente davanti alla panchina dell'Acqua e Sapone, ma sicuramente va a condizionare quella che è la fase difensiva e non solo dell'Acqua e Sapone, che ha 6 minuti e 46 in cui non deve commettere più fallo se non vuole mandare al tiro dai 10 metri l'Ital Service. Rever Cortés la finta, il tocco per Boventura, una bomba d'interno destro che accarezza, soffia vicino al palo alla sinistra di Mammarella, che gira rapidamente la testa ma resta fermo sulla sua posizione, quasi a voler dire non ci poteva arrivare, per fortuna è andata fuori, ha veramente rischiato fra virgolette di segnare un gran gol il 2-1 Boaventura. Seguiamo il calcio d'angolo di tacco volante, ci prova Tres sull'assist a mezza altezza di Cesaroni, manca il tocco aereo, il numero 19 dell'Ital Service Pesaro, allora rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, sale sempre più in pressione l'Ital Service, accorcia
lo spazio rispetto alla linea di impostazione dell'Acqua e Sapone, guadagna un altro pallone importante, prezioso, attenzione, palla nel cuore della difesa avversaria, c'è Boaventura, deve ricominciare all'indietro per Tres, prova a mettere ritmo, l'imbucata forzata sotto le gambe, voleva andare di Calderoli, poi trova il sinistro, ma Marella si distende e alla sua sinistra para anche questa. Secondo me questa è una parata difficilissima perché l'ha preso in controtempo rispetto alla posizione verso cui stava andando il portierone dell'Acqua e Sapone, e possiamo definirlo un mezzo miracolo a negare ancora una volta il 2-1 dell'Ital Service. Che adesso sta pressando fortissima, sta mettendo in difficoltà l'Acqua e Sapone che non potrà intervenire per fare un fallo eventualmente, quindi questo preclude una difesa intensa o comunque una difesa con una pressione forte sul pallone. Il Pesaro ha qualità tecnica, l'abbiamo visto anche in alcuni giocatori con un buonissimo calcio in porta come Marco Boaventura, uno dei migliori tiratori del campionato italiano, solo Mammarella in questo momento specifico sta tenendo in piedi l'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone che adesso vede sfilare oltre la linea di fondo campo questo lancio dalle retrovie della formazione pesarese, poi Mammarella spara un missile con le mani ma c'è l'intercetto da parte di River Cortez, ma c'è anche il malinteso con Cesaroni, allora la sfera arriva da De Oliveira che prova un dribbling e con un guizzo si trascina il cuoio oltre la linea del lato lungo davanti le panchine, quindi c'è la rimessa laterale ancora per l'Ital Service. Pesaro si fa sentire un po'. Il pubblico del Palafiera vuole dare una mano, vuole dare la sua spinta emotiva alla squadra di Ramiro Diaz, a caccia in questo momento del 2-1, ci prova con Marcelinho sulla sinistra, arriva, anzi era Boaventura, arriva il fallo e anche il cartellino giallo per Bordignon che non mi sembra d'accordo, tutt'altro, cartellino giallo ma soprattutto tiro libero per l'Ital Service. Pesaro a 5:41 dall'intervallo, il pallone viene sistemato dallo specialista Marcelinho. Qua Bordignone si è fatto, Alessio, fra virgolette, beccare sul spazio stretto, sulla fascia, ha avuto un bel guizzo Boaventura, ha scansato la palla da una parte all'altra e Bordignone ha commesso fallo. È stato bravo Marco Boaventura in questo caso perché ha preso di sorpresa Bordignone e successivamente nel cercare di recuperare è andato a commettere fallo. Marcelinho resta sulla linea di porta, Mammarella poi fa un passo in avanti, alla meglio Mammarella con una spaccata prodigiosa va a parare anche questo tiro mentre il direttore di gara tira fuori un altro cartellino giallo, credo per Jonas, evidentemente. Alessio aiutami se hai interpretato meglio di me, per simulazione, cartellino giallo per simulazione, qua il contatto è stato alquanto dubbio dal mio punto di vista, per l'arbitro simulazione, ovviamente parliamo di un calcio di punizione indiretto, però c'è il cartellino giallo per Jonas. Sì, calcio di punizione indiretto, quindi non si andrà al tiro libero come nell'occasione precedente. Tiro libero che Mammarella ha parato con una semplicità unica, una buonissima conclusione Marcelinho. Che è vero che è l'opportunità di tirare il tiro libero, poi se lo tiri a Mammarella le percentuali si abbassano notevolmente di poterlo realizzare. È partito dalla linea di porta Mammarella, poi ha fatto un passo all'indietro e due in avanti e l'ha neutralizzata. Ci prova ancora con questo schema a servire Boaventura all'Ital Service, ma è molto attenta alla difesa dell'Acqua e Sapone, ma sale ancora l'incitamento del pubblico di casa, sale la pressione offensiva da parte dell'Ital Service Pesaro con Tres che gestisce questo pallone, lo alza all'indirizzo di Marcelinho, il pallone però intercettato da Jonas, allora transizione, contropiede per l'Acqua e Sapone, applaude Jonas, l'assist di Lima che rientra in campo dopo lo sfortunato europeo, per lui doppio visto che c'è stato anche l'infortunio, e c'è la rimessa laterale in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone che forma una linea, una serie di blocchi, la botta di Jonas, gran conclusione questa, e Micoli deve metterci del suo per mandare la sfera in calcio d'angolo, torna a ruggire in avanti l'Acqua e Sapone da un contropiede, poi questa palla inattiva, ancora una chance per la squadra di Perez, pallone nel cuore dell'area pesarese, poi Tres senza badare troppo al sottile di esterno manda fuori con un calcione, allontana il pallone, ancora Lima per Coco Wellington, quindi Jonas, ancora il numero 18 in avanti per Bordignon, fermato, rimessa laterale in zona d'attacco con calma il pallone messo a terra da Coco Wellington, cerca ancora Jonas di testa, Manfroi suggerisce un pallone comodo per Micoli che
lo fa su e appoggia corto per Tres, quindi Manfroi di prima cerca di inventare qualcosa all'indirizzo di Marcelinho, il pallone è troppo corto e allora può recuperare la sfera, l'acqua e sapone, lancio lungo lì, ma stavolta è lui a fare ok con la mano ad un compagno, ma c'è il nuovo possesso per l'Ital Service Pesaro. Adesso mancano 4 minuti e 42 secondi, 2-0 per l'Acqua e Sapone, ma di occasione ne abbiamo viste parecchio e ci prepariamo a questo finale di primo tempo con ancora spettacolo. Ti volevo cedere la linea ma devo continuare con questo contropiede ancora dell'Acqua e Sapone su un pallone perso in malo modo, è scivolato a dire il vero Manfroi, tutto sfuma nel nulla, dicevamo 4 minuti e 42 ancora di emozione, anzi 4:25 adesso. E credo che questo sia il massimo sforzo da parte dell'Ital Service Pesaro, quindi deve ottimizzare da qui ai prossimi massimo 2 minuti, perché poi anche lì la stanchezza e comunque l'Acqua e Sapone ne verrà fuori e deve evitare situazioni come quelle precedenti, il pallone lo può tenere 1-2 tocchi, dopodiché se non c'è la giocata devi ribaltare il fronte come chiedeva Ramiro Diaz nel time out, ribaltare il fronte e permettere a un altro giocatore di effettuare 1 contro 1 in questo momento in particolare dove sono esauriti anche il bonus dei falli. Dribbling di Marcelinho, bella palla per Tres, spara dentro ma Bordignon è molto ben appostato in marcatura su Manfroi, è molto ben appostato per deviare il pallone fuori del rettangolo di gioco, la rimessa laterale, Marcelinho lo dice e lo fa, alza il pallone sul versante opposto per Stringari che carica il tiro ma deve lasciare il colpo in canna perché c'è l'intervento a mandare ancora in out la sfera, ancora Manfroi che cerca una sorta di cross per suggerire l'incornata di Marcelinho che scatta a tempo ma scatta bene in ripiegamento anche Jonas a mandare ancora una volta il pallone fuori, cercano ovviamente di sfruttare tutte le doti dei tiratori, i giocatori di casa, i giocatori biancorossi. Qua c'è Manfroi che va incontro, cerca un altro missile ma il muro doppio dell'Acqua e Sapone si oppone e manda la sfera di nuovo per l'ennesima rimessa laterale in avanti per l'Ital Service Pesaro. Si incarica della battuta Marcelinho, si fa incontro Manfroi, la palla è per Tony Dandello, ancora Marcelinho, le sue finte, poi lo scarico all'indietro per Manfroi che va sul pallone, lo pettina per stopparlo, poi però perde il controllo, pressione su Jonas, regolare, ma la palla viene toccata per ultimo dal giocatore maglia numero 20 dell'Acqua e Sapone Unigross, quindi calcio d'angolo, resta ancora là l'Ital Service Pesaro, movimento in avanti di 2 giocatori, la palla va all'indietro verso Stringari, colpisce male, si era ritagliato un po' di spazio per colpire ma colpisce male, palla fuori, 3 minuti e 31 secondi all'intervallo, 6 i falli e quindi esaurito il bonus per l'Acqua e Sapone, 4 per l'Ital Service, ne può ancora giocare uno per fermare un'azione avversaria, la squadra di Ramiro Diaz che è pronto a far rientrare fra qualche istante Buaventura, perlomeno lui è davanti alla panchina pronto a tornare sul parquet del Palafiera, qua lottano Manfroi e Calderoli, alla meglio il giocatore rossiniano, quindi il pallone per Marcelinho, lo controlla in qualche maniera, tiro deviato, Mammarella c'è, fa su il pallone, lo blocca e tocca corto subito per Murillo, quarto di finale numero 4 Alessio nei primi 3 quarti di finale, la classifica è stata rispettata in questo momento, l'Acqua e Sapone dell'Ital Service, poi il pallone torna all'indietro verso Lima, però andiamo a bordo campo, Marco Calabresi. Ha usato 2 parole Tino Perez da Bocao, sin falta, senza fallo, ovviamente hanno già rischiato tantissimo quelli dell'Acqua e Sapone sul precedente tiro libero, sa benissimo il tecnico spagnolo che è fondamentale andare al riposo con questo vantaggio. Doppio vantaggio assolutamente per l'Acqua e Sapone, quindi sin falta Bocao evidentemente dovrebbe essere quello che teme di più Tino Perez possa commettere qualche fallo, mentre qua c'è anche il quinto fallo per l'Ital Service Pesaro, allora a questo punto la situazione è uguale per entrambe le contendenti, tutte e due devono stare doppiamente attente a non commettere più scorrettezze. Sì, fallo inutile tra le altre cose, il giocatore spalla la porta nella 3/4 campo, era un fallo che poteva tranquillamente essere evitato, adesso mette sotto pressione la squadra marchigiana perché il bonus con 3 minuti, 2 minuti e mezzo alla fine è un elemento da non sottovalutare anche per la qualità tecnica dei giocatori abruzzesi.
2 minuti e 20 secondi al termine sul rilancio di Mammarella, gli ultimi 140 secondi di questo primo tempo che ha visto l'Acqua e Sapone decollare presto nel primo terzo di frazione grazie a De Oliveira dopo 1:48 e poi volare sul 2-0 con Calderoli dopo quasi 7 minuti, 6:56 per la precisione. Poi è venuta fuori pian piano l'Ital Service che ci ha provato in almeno tre circostanze, è andata a sbattere contro un ottimo Mammarella, nonostante, c'è da dire, dopo il 2-0 l'Acqua e Sapone aveva sfiorato anche lei più volte il gol, in quel caso sarebbe stato ovviamente il 3-0. Ora Manfroi ha provato un'imbucata in avanti per servire, stringare il pallone, è stato intercettato dalla retroguardia dell'Acqua e Sapone che adesso va alla rimessa laterale con De Oliveira, tocca all'indietro per Calderon. Quindi Bocao, l'invenzione che non è perfetta verso Muri, lo aveva tagliato alle spalle del proprio marcatore. Allora di nuovo Ital Service con Rever Cortés, l'ex Luparense, che tocca verso Manfroi. Manfroi sfida faccia a faccia Bocao, sinistro Mammarella in due tempi. Blocca anche questa, fa sua anche questa, il tiro in questo caso però era abbastanza centrale, diciamo meno impegnativo delle precedenti circostanze. 1:30, 90 secondi adesso al suono della sirena della prima frazione di gioco. Bocao forza questo passaggio, sbaglia perché regala un pallone all'Ital Service Pesaro. Manfroi, Alessio, è andato a puntare proprio Bocao nella circostanza precedente sulla fascia sinistra, che chissà che non sia una cosa cercata, voluta e premeditata dall'Ital Service. Diciamo che Manfroi ha una grandissima qualità di uno contro uno, magari si è andato a scegliere il miglior difensore in questo momento in campo da parte dell'Acqua e Sapone, non una scelta eccezionale, probabilmente giocatori con caratteristiche difensive un po' più pigre andrebbero puntate in questo momento, sia perché non si possono avvalere della possibilità in extremis di fare un fallo, sia perché proprio non sta nelle corde migliori la caratteristica difensiva. Prova il rimorchio Rever Cortés, ma alla fine va a sbattere contro il piede di un avversario. Questi sono colpi che fanno veramente male in queste circostanze. Ovviamente non c'era fallo da parte dell'Acqua e Sapone, che ha intercettato il tentativo di attaccare il pallone da parte del giocatore in maglia numero 21 dell'Ital Service Pesaro, che adesso si rialza presto in piedi. Sembra solo un po' di dolore da smaltire in qualche istante per il giocatore arrivato a dicembre, dicevamo, dalla Luparense, dopo essere stato protagonista in passato con la maglia dell'Imola. Micoli rimette in pallone in campo per Tony Dandel, dopo il tocco proprio di Rever Cortés c'è Stringari, uno dei grandi protagonisti della cavalcata verso la Serie A della stagione precedente dell'Ital Service. Il pallone arriva proprio da lui, c'è un po' di spazio per affondare il colpo, lui ci va col destro, non è il piede con cui canta meglio di solito, calcia comunque forte ma trova la difesa avversaria ancora una volta pronta e reattiva a fermare anche questo tentativo. Che ha maggior ragione perché ha 5 falli, ma anche nel corso della partita senza essere arrivato al bonus aspetta a metà campo l'avversaria perché preferisce stringere gli spazi, qui si fa male un giocatore. Boaventura stava controllando il pallone, quindi credo apparentemente un problema muscolare, perché proprio all'improvviso ha frenato la corsa, segno di solito proprio di qualcosa a livello muscolare. Entra il medico dell'Ital Service a controllare la situazione, ma le prime impressioni per Boaventura non sono delle migliori, perché ha frenato all'improvviso la corsa, si è buttato a terra con il pallone fra i piedi, non c'è stato uno scatto e nulla. Speriamo per lui e per l'Ital Service che si tratti di nulla di grave. Tutto questo quando mancano 20 secondi al termine del primo tempo. L'Acqua e Sapone conduce sempre per 2-0 con i gol di De Oliveira e Calderolli. C'è da dire, Alessio, che negli uno contro uno provati dall'Ital Service l'Acqua e Sapone sin qui ha retto praticamente alla perfezione o quasi il confronto. Non dà spazio alle spalle, porta marcature, coperture preventive soprattutto, quindi non lascia mai solo il proprio difensore nell'uno contro uno con giocatori molto abili nell'effettuarlo. Ramiro Diaz ha spinto molto nel cercare di far fare dei cambi di gioco repentini. I cambi di gioco a cosa servono? Servono a non dare il tempo alla difesa di adattarsi, a portare coperture, a dare qualche secondo, non tantissimi, al proprio giocatore di effettuare un uno contro uno quasi in campo aperto. Qui l'Acqua e Sapone è stata bravissima, ha ridotto gli spazi e sta tenendo benissimo giocatori di grande qualità tecnica come quelli dell'Ital Service negli uno contro uno. Ghiaccio nella parte alta interna della coscia, quindi fra l'inguine e il quadricipite sinistro di Boaventura, quindi problema quasi certamente
muscolare, adesso andrà a restituire il pallone, lo fa così Bocao per l'Italseries, che può provare forse un ultimo affondo in questo primo tempo, prova ad accelerare Stringari, il pallone per Toni Dandelli, il marcatore c'è De Oliveira, viene incontro Stringari, viene incontro anche Fortini che cerca un numero per liberarsi, le mani di un avversario a dargli fastidio ma in maniera regolare, quindi il pallone torna da Rever Cortés, volevano il fallo i giocatori di Italseries, infatti chiude il primo tempo Toni Dandelli lamentandosi un po' con uno dei direttori di gara. Alessio, il riassunto in poche parole di questo primo tempo. Risultato giusto come vantaggio, forse un po' troppo largo il 2-0 da parte dell'Acquestapone, meritava almeno un gol l'Italseries Pesaro, che sta tenendo botta una delle squadre più forti del campionato, che è venuta qui per vincere la Coppa, quindi non dimentichiamoci questo, una neopromossa sta giocando un ottimo primo tempo, buona partita, vediamo nel secondo tempo se zero falli tutte e due le squadre inizieranno a ripressarsi e vediamo che partita avremo. Parola a Marco Calabresi che sta intervistando De Oliveira. Tutto bene, ma anche noi abbiamo fatto i primi 10 minuti molto bene e poi abbiamo abbassato un po' il nostro ritmo, non possiamo abbassare, sappiamo come il Pesaro è una squadra che è veloce, che parte forte nel contropiede e dobbiamo stare attenti. È fondamentale l'intensità nel secondo tempo, direi. Dobbiamo entrare con il pensiero di chiudere questa partita, non possiamo lasciare per la fine gara, dobbiamo chiuderla già, subito. Grazie Giulio, Matteo a te. Grazie Marco De Oliveira, ritmo, intensità e occhio ai contropiedi, con queste battute chiudiamo questa prima parte di gara, andiamo un attimo in pausa, ci ritroviamo nella seconda parte per la telecronaca diretta di Italseries Pesaro Acqua e Sapone. Ricordiamo ancora le partite giocate oggi precedentemente, alle 14 Came d'Ossone, Reggio Emilia, vittoria del Cane per 3-2, poi alle 16 la vittoria della Luparense sull'Ajax Latina per 6-0, poi la vittoria del Napoli su Pescara per 5-2, dunque sabato le semifinali alle 18 Came d'Ossone Varese, alle 20:30 Napoli contro la vincente di questa sera, poi domenica alle 18 la finale. Ho capito, ma perché te la con me? È per tenere il gioco un Kelly 2. Ricordiamo ancora le partite giocate oggi precedentemente, alle 14 Came d'Ossone, Reggio Emilia, vittoria del Cane per 3-2, poi alle 16 la vittoria della Luparense sull'Ajax Latina per 6-0, poi la vittoria del Napoli su Pescara per 5-2, dunque sabato le semifinali alle 18 Came d'Ossone Luparense, alle 20:30 Napoli contro la vincente di questa sera, poi domenica alle 18 la finale. Ho capito, ma perché te la con me? È per tenere il gioco un Kelly 2.
e il criterio arbitrale ci aver condizionato un po', però siamo stati bravi. Poi sono contento e soddisfatto perché i ragazzi meritavano. Si parlava di un Pescara in grandissima difficoltà, eppure oggi abbiamo visto il vero Pescara. Guarda, i giocatori oggi in campo c'erano 4 campioni mondiali. Tu mi dici, ma non sono allenato, ma sono in difficoltà. Uno rientra, hai tutta la ragione al mondo, ma comunque se vuoi che ti racconti anche le nostre difficoltà, allora non smettiamo di piangere. Quindi no, io non ci sto in questo modo di stare. Sapevamo giustamente che i giocatori non sono in una forma ottimale, diciamo. Però una partita così secca, loro con un giocatore importante che ce l'hanno, che hanno vinto già tanto, non sarebbe mai facile giocare contro questo Pescara con i coltelli tra i denti, diciamo, dove tutti i giocatori volevano dimostrare che possono farcele, nonostante appunto un po' il periodo meno buono che stanno passando. Però sono soddisfatto perché comunque ci siamo scontrati, siamo riusciti a trovare il buco giusto, diciamo, e la strada per vincere. Ci provo, stai vedendo la partita da cui uscirà la vostra avversaria, meglio il Pesaro o meglio l'Acquestapone? Chi preferiresti incontrare per le vostre caratteristiche, per quelle dell'avversario, per anche un fattore ambientale, visto abbiamo visto una grandissima coreografia e presenza qui del pubblico di Pesaro? No, è inutile nascondere che l'Acquestapone è un roster molto più importante. Adesso ha avuto un cambio in panchina, quindi anche alcuni cambi tattici ci sono stati. E niente, sono due squadre identiche, che se giocheremo contro Pesaro, è il fattor campo, i tifosi ci condizioneranno, e se giochiamo contro l'Acquestapone sappiamo la qualità di questo roster e dobbiamo essere bravi a saper sfruttare le nostre occasioni, saper soffrire, pure sapendo che forse avremo meno tempo alla palla. E arrivando in semifinale vogliamo cercare di sognare fino al 40° minuto, diciamo. E se saremo in grado o meno, venite qua e vedremo. E immagino che la tua speranza sia quella che la sfida in panchina Portogallo-Spagna, visto che comunque vado, ci sarà uno spagnolo, finisca come a Lubiana. No, ci sono 4 spagnoli qua, quindi no, non c'entra niente, alla fine io non la vedo così, a me piace vincere ovunque, contro chiunque, quindi è importante che la squadra risponda e sul campo si faccia vedere questo spirito di vittoria, di ambizioni, diciamo. Ha già vinto tanto Tiago Polido, ovviamente si augura di vincere ancora, noi lo ringraziamo, Matteo a te. Siamo ancora in pausa, è rientrata in campo l'Acquestapone, non è rientrata in campo l'Ital Service Pesaro, siamo in multicanale come vi abbiamo detto nella parte iniziale della nostra telecronaca in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della divisione Calcio a 5 ma anche su Repubblica.it e PMG Sport, ma siamo anche in diretta su TV Marche che fra poco riprenderà la linea diretta qui dal Palafiera, ancora qualche istante e poi via al secondo tempo. Secondo tempo a questa Polonia, Ital Service Pesaro, l'ultimo match di giornata. Pesaro, facciamoci sentire! Palla al centro, ci siamo per l'avvio del secondo tempo del quarto di finale numero 4, l'ultimo di questa prima giornata di Final Eight di Coppa Italia di Serie A 2018 dal Palafiera di Pesaro. Riprendiamo la linea per raccontare il secondo tempo del match che nella prima frazione di gioco si è chiuso sul 2-0 per l'Acquestapone, uni gross partiti per la ripresa con
i gol realizzati nella prima frazione di gioco da De Oliveira e da Calderoli per la formazione abruzzese, che poi ha sfiorato più volte il tris prima che l'Ital Service Pesaro uscisse fuori, prendesse fiducia e coraggio per questa partita e sfiorasse lei in almeno tre circostanze la rete del 2-1, quindi il dimezzamento del gap da cui ripartiamo, ovvero il 2-0, primi 20 secondi di secondo tempo che se ne sono andati con la palla che viene gestita dall'Ital Service con Tony Dandelle, il pallone per Marcelinho, all'indietro per Boaventura, all'indietro per Marcelinho, quindi Tony Dandelli, il pallone che viene girato 180 gradi sulla sua posizione, guadagna una rimessa laterale. Andiamo a rivedere come sono ripartite le due formazioni, come hanno iniziato questo secondo tempo. Micoli ovviamente fra i pali, poi Tres, Tony Dandel, Marcelinho e Boaventura per Ramiro Diaz, che adesso sta educando con alcune indicazioni Boaventura. Dalla parte opposta abbiamo Mammarella fra i pali, quindi Bordignon, Jonas, Bertoni e Coco Wellington, mentre c'è una chance per l'Ital Service con la botta provata da Boaventura e ancora una parata di Mammarella. Scuote la testa Boaventura, che è tornato in campo dopo il problema riscontrato nel primo tempo, ha calciato forte quasi fosse un test, allo stesso tempo un'ottima opportunità per l'Ital Service, ma ha appena calciato. Ritroviamo in sede di commento tecnico ovviamente in questo secondo tempo Alessio Musti, ma subito dopo ha mosso la testa come a dire non ce la faccio, paratissima di Mammarella su Tres e poi il tentativo acrobatico di Manfroi stoppato dall'intervento disperato di un difensore dell'Acqua e Sapone. È partita forte la squadra di casa, Alessio ha sfiorato il gol, mamma mia che parata di Mammarella. Mammarella abbia fatto più interventi di Micoli in questo momento della gara ed è determinante per l'andamento della partita. L'Acqua e Sapone rispetto al primo tempo sta andando a pressare non fortissimo oltre la metà campo, quasi una difesa a tre quarti che generalmente crea equivoci, equivoci che abbiamo visto in questi primi due minuti di gara, perché l'Ital Service è stata veramente pericolosa, in particolar modo con il tiro di Marco Boaventura, che sono felice di rivedere in campo, quindi vuol dire che l'infortunio non era poi così grave, però questo non pressare a tutto campo e non rimanere a metà campo sta creando delle difficoltà. Anche se devo aggiungere, Alessio, che in panchina Boaventura ha rimesso subito il ghiaccio, di sicuro non è qualcosa di grave, altrimenti non sarebbe potuto rientrare in campo. Gli auguriamo ovviamente di poter continuare a giocare, vediamo se ce la farà. Nel frattempo sono già trascorsi 2 minuti e 8 secondi del secondo tempo. Mammarella sì, ci ha messo davvero una gran pezza, il pallone era davvero lontano rispetto all'asse centrale del corpo del portierone dell'Acqua Sapone, ma lui l'ha deviata come se gli fosse sbattuta addosso una palla a due. Allora davvero clamorosa, straordinaria la parata di Mammarella, che ci sorprende però fino ad un certo punto. Ovviamente le sue qualità sono indiscutibili, come indiscutibilmente l'Ital Service Pesaro è partito con una marcia in più rispetto all'avvio di primo tempo. C'è voglia di regalare una gioia, di regalare emozioni alla palafiera, ai propri tifosi che sono accorsi davvero numerosi per questo quarto di finale. Sta continuando ad attaccare con coraggio, con voglia, con passione la squadra di Ramiro Diaz. L'Acqua e Sapone sta subendo l'iniziativa, ma ovviamente bisogna stare attenti a non commettere alcun errore, perché poi in contropiede, ma non solo, sa far malissimo la squadra di Tino Perez. Possesso palla dentro la propria metà campo per gli abruzzesi, ora c'è l'imbucata, il pallone in parallela, il pallonetto delizioso da parte di Coco Wellington, un cucchiaio che assume la forma di un arcobaleno perfetto per il giocatore in maglia numero 18 dell'Acqua e Sapone, che poi aspetta tutti i compagni che vadano a stritolarlo di affetto e di gioia per un grandissimo gol del 3-0. Andiamo a sentire Marco Calabresi che ci racconta poi di emozioni da bordo campo. Timidamente protestato Rever Cortés, chiedeva un fallo di mano di Coco, ma è stato l'unico della panchina del Pesaro ad alzarsi, abbastanza sconsolato Ramiro Diaz, che aveva chiesto di partire forte in questo secondo tempo. Invece questo gol del 3-0 rischia di ammazzare definitivamente la voglia di rimonta dell'Ital Service. Alessio, dicevamo momento favorevole all'Ital Service, ma appunto l'Acqua e Sapone è pronta sempre a castigare, questo è un gran gol. Ma le grandi squadre sono così, sanno soffrire, sanno comunque appoggiarsi anche a grandi giocatori. Mammarella ha sventato un paio di occasioni che potevano dimezzare lo svantaggio e poi appena hanno avuto il momento ti hanno punito da
un cambio in prima linea sbagliato da parte di Stringari nasce questo gol, che crea tempo e spazio al giocatore abruzzese di poter poi effettuare una finalizzazione bellissima, ma nasce tutto da una prima linea dove scalano male i giocatori e lasciano troppo libero il giocatore di decidere una giocata meravigliosa. Se ci fosse stato bisogno di rispondere alla domanda che vado per formulare, ora vi diamo una conferma. Capite perché c'è Alessio Musti al commento tecnico, l'occhio clinico, come se avesse mille lenti di ingrandimento dentro al campo. Qua ha carpito subito un errore dell'Ital Service e ce l'ha descritto per aiutarci tutti quanti a capire meglio le dinamiche del gioco e da cosa è nato un gol che ai nostri modesti e umili occhi invece era semplicemente una giocata di tecnica pura, di grande classe da parte di Coco Wellington. Comunque dopo 3 minuti e 8 secondi ci troviamo sul 3-0 per l'Acqua e Sapone Unigross. Tre firme differenti, De Oliveira, Calderolli nel primo tempo e ora Coco Wellington a cercare di uccidere, di ammazzare ogni tentativo di reazione dell'Ital Service Pesaro, che però ovviamente non ne vuole sapere di mollare e che adesso guadagna un altro calcio di punizione, un po' come nel primo tempo, sembra di vedere davvero un copia e incolla rispetto alla prima frazione di gioco. In tutto e per tutto guadagna il secondo fallo, dicevo, come nel primo tempo sono già due falli spesi in 3 minuti e 20 secondi dalla squadra di Tino Perez. Comunque sia una scelta quella degli abruzzesi sempre di essere aggressivi, di incidere sul pallone in fase difensiva, rischiando ovviamente il fallo. Sì, questo fallo era probabilmente da fare perché si era liberato il giocatore marchigiano. In precedenza Bordignon ha effettuato il primo fallo, un fallo evitabilissimo, il giocatore spalla le porte a metà campo. Ora vediamo come si sviluppa questo calcio di punizione. Marcelinho per Rever Cortés cerca di indirizzare verso l'angolino più lontano, verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Mammarella, palla fuori. Torniamo però a bordo campo, Marco Calabresi. È arrivato anche l'appello dalla curva del Pesaro, Mammarella fanne una per noi, si è sentito prima della punizione, quindi ormai sono praticamente rassegnati i tifosi a vedere quella muraglia umana che risponde al nome di Stefano Mammarella. Che bisogna dire che rientrato dall'Europeo sta tirando fuori delle prestazioni meravigliose da veramente i tempi d'oro di Stefano Mammarella. Questo ci fa piacere, come ci fa piacere anche rivedere in campo Gabriel Lima dopo l'infortunio del campionato europeo. Assolutamente, davvero simpatica la scelta degli Ultras, sottolineata da Marco con questo coro improvvisato a cercare di scoraggiare un po' il portierone dell'Acqua Sapone, ma mi sa che serve qualcosa in più per scoraggiare Mammarella. Lancio lungo, il controllo con il petto, De Oliveira sistema giù il pallone, poi alza il radar e allora traccia un passaggio verso Lima, dribbling di Murillo sulla pressione di Cesaroni, i due si conoscono bene, c'era la capitana, Murillo guadagna spazio, il pallone in mezzo, Micoli incollato al palo con il piattone destro in maniera non elegantissima ma assolutamente efficace, manda il cuoio, manda il pallone fuori del rettangolo di gioco. C'è questa palla che verrà rimessa in campo dalla rimessa laterale da Murillo, che non si è accorto che il pallone buono è quasi nel posto giusto per la battuta, lui però si è deciso di andare a recuperare il pallone di prima, evidentemente gli piace quel pallone lì, ci si è affezionato. Battuta a parte, pronto alla battuta Murillo, il movimento ovviamente da parte di tutti i compagni alla testa dell'area di rigore, ma l'Ital Service guadagna la sfera, poi è scoperta la difesa dell'Acqua e Sapone. Viene invertita la rimessa laterale di Tony Dandella, qui una decisione coraggiosa da parte del direttore di gara. Tony Dandella nemmeno dice niente, si allontana dal punto di battuta, scuote rapidamente la testa, perplesso per questa scelta. Onestamente non mi sono accorto se c'era un'irregolarità presunta o meno, l'arbitro invece era molto ben posizionato, quindi probabilmente ha visto giusto. Attenzione a Lima, carica il destro che diventa un assist per Calderoli, che però non ha la prontezza per indirizzare verso la porta avversaria, infatti poi fa una linguaccia che è una smorfia che rappresenta tutto il suo dispiacere per il possibile punto del 4-0 mancato. Qua una bella giocata di Lima, Calderoli non si è fatto trovare pronto, certo è che l'Acqua e Sapone ogni volta che trova un errore o simile da parte di Ital Service è pronta a castigare. Lima non ha calciato in porta, Lima ha voluto fare quel passaggio, ha visto che tutti i giocatori stavano convergendo verso i pali della porta, quindi c'era quello spazio libero, è stato un gesto di grandissima intelligenza di un giocatore che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. In precedenza Chiariello, il direttore di gara, ha dato, crediamo, il cambio fallo perché ha battuto Tony Nandella, ha partito un paio di metri più avanti il fallo laterale.
Quindi la posizione che non era corretta, qua c'è un tentativo dalla destra, ovviamente le immagini vi raccontavano tutto quanto era necessario da sole, mentre c'è Tress sotto pressione che prova a dialogare con Cesaroni, subisce fallo su da parte di Murillo, c'è il fischio del direttore di gara, Cesaroni a terra e Tress voleva accelerare il gioco ma lo avrebbe fatto, avrebbe dovuto attaccare in inferiorità numerica, l'arbitro gli dice guarda che è meglio che attaccate in quattro, insomma battute a parte, c'è la punizione che va ribattuta, va rieffettuata da parte dell'Ital Service, terzo fallo in questo secondo tempo da parte dell'Acqua e Sapone dopo 4 minuti e 41 secondi, ancora da ripetere questa punizione, Cesaroni è ancora dolorante però insomma è in piedi pronto a dare il suo contributo. Noi vogliamo gente che lotta, ancora i tifosi dell'Ital Service Pesaro che provano a dare un contributo, cercano di spronare in questo caso i propri beniamini, i giocatori dell'Ital Service Pesaro con un coro che si è sentito bene qui al Palafiera, mentre c'è un nuovo possesso per l'Acqua e Sapone con Calderoli che cerca di lanciare in avanti, poi sotto pressione decide di mandare il più lontano possibile senza imbeccare nessun compagno, la sfera ovviamente torna di proprietà per l'Ital Service Pesaro, imposta Stringari, scappa via, Tress cerca di saltare De Oliveira che però non ha bocca neanche a questa, davvero impeccabili nella difesa individuale, nell'uno contro uno, appunto in fase difensiva i giocatori di Perez. Ancora un pallone recuperato, Buaventura che scambia con Miculi che ovviamente poteva toccare il pallone una volta, non può farlo adesso, rischia grosso qua l'Ital Service, un pallone che resta per qualche istante a metà strada ma alla fine viene mandato oltre la linea di fondo campo, si addormenta Tress su questo rilancio di Miculi, era completamente fermo, Tress guarda da un'occhiataccia al proprio portiere, comunque nulla di particolarmente pericoloso, c'è una rimessa laterale già effettuata dall'Acqua e Sapone, converge verso il centro Calderoli, poi Jonas sterzata all'improvviso verso l'autore del 3-0 Coco Wellington che appoggia per Calderoli, rimbalza sui due piedi, poi la parata di Miculi che riesce in qualche maniera anche a rispondere presente sul secondo tentativo da parte di Coco Wellington, rischia ancora qua la difesa del Pesaro, non mi sembra contento Alessio Ramiro Diaz di questo secondo tempo, eppure aveva iniziato bene l'Ital Service. E il 3-0 ha dato una brutta mazzata dal punto di vista psicologico, in questo momento sembra aver perso fiducia la squadra, questo è il segnale che dà, arriva con poca fiducia anche nel fare azioni d'attacco, nel fare il possesso palla, in questo caso lo butta addirittura via, è un momento delicatissimo della partita, servirebbe un guizzo, sicuramente un gol magari, però vediamo scivolare fuori dalla partita lentamente l'Ital Service. È un momento difficile della partita per l'Ital Service, le grandi squadre però si riconoscono in questi momenti, allora se l'Ital Service vuole superare un piccolo grande esame di maturità è in questo momento che deve trovare le forze, magari trascinata da un leader in campo, da una giocata, da una situazione, deve rispondere presente in questo frangente, invece commette un grosso errore con questa sostituzione durante una rimessa laterale in zona d'attacco da parte della Questa Pone, rischia di subire ancora il 4-0, pericolo scampato, poi non hanno paura di giocare il pallone sullo stretto e sotto pressione, i giocatori di Ramiro Diaz ottengono di nuovo il possesso palla, mentre Ramiro Diaz in panchina sta educando Marcelinho prima che possa rientrare in campo, dalla parte opposta Tino Perez sembra invece assolutamente tranquillo, da qualche istante non parla con i suoi giocatori, segue evidentemente contento e soddisfatto la partita, Fortini per Rever Cortés che cerca a lui di puntare uno contro uno sulla fascia sinistra, deve cambiare idea, deve tornare verso Tress, quindi Cesaroni, ancora Tress che è in posizione centrale, è una sorta di playmaker, appoggia per Cesaroni, bella la giocata qua, poi per Fortini c'è un po' di spazio per attaccare, deve tornare indietro però da Tress, uno contro uno, le finte di Tress, l'imboccata interessante per Rever Cortés, sinistro di Cesaroni, non ha calciato di tacco qua Rever Cortés, ha preferito fare da sponda per Cesaroni ma poi a quel punto la Questa Pone è riuscita a chiudere la conclusione di Cesaroni, forse lì poteva inventare qualcosa Rever Cortés e si era una schiacciata addirittura troppo perché la Questa Pone non riusciva più a mettere bene pressione sulla palla, è andata fuori tempo per due o tre passaggi e ad arrivare addirittura con un possesso palla quasi dentro l'area di rigore.
dentro i 6 metri avversari, mentre c'è stata un'altra conclusione sulla rimessa laterale successiva, ma ancora una volta Mammarella, questa volta con la mano sinistra bassa, è andato a stoppare questo pallone. Mentre cade a terra Rever Cortés, voleva probabilmente il fallo, non è così, e allora si accentra Fortini, spinge ancora sull'acceleratore. Adesso l'Italtelli sembra aver ritrovato un pochino di coraggio per attaccare, gran velocità in questa azione, punta uno contro uno Jonas e Fortini, poi lascia l'incombenza a Rever Cortés, bella l'imbucata, il pallone che arriva ancora da Rever Cortés e forse da Tres, che però scivola nel momento di scattare verso il pallone, non può attaccarlo e allora spazza in rimessa laterale l'acqua e sapone Unigrosso, che conduce sempre 3-0. Fortini danza davanti al pallone, cerca ancora l'imbucata in mezzo alle gambe dell'avversario, trova la linea di passaggio ma non trova il compagno, ancora Fortini rischia sulla pressione avversaria, palla persa, cerca di inventare Jonas per Bertoni, ma poi ricomincia dalla retrovia con Coco Wellington, allora di nuovo un tentativo per l'acqua e sapone con il pallone che arriva sui piedi di Coco Wellington, dialoga con Luca Jan, poi il pallone riconquistato dall'Ital Service, c'è però il fischio da parte di uno dei direttori di gara, calcio di punizione in favore dell'acqua sapone Unigrosso, il primo fallo in questo secondo tempo. L'Ital Service Pesaro lo spende dopo quasi 8 minuti di secondo tempo, torna in campo Lima, respira il suo compagno, calcio di punizione affidato a Bertoni, si fa vedere Luca Jan, il pallone ancora da Bertoni, Luca Jan scende nella linea di impostazione, il pallone è lungo linea per Coco Wellington, pressato in maniera efficace da Tony Dandella, bel recupero palla e Ramiro Diaz giustamente sottolinea questo fatto per dare ulteriore fiducia ai suoi giocatori, ancora Tony Dandella scappa sulla fascia, vince un contrasto, il pallone però esce fuori, deve lasciare lì la sfera Tony Dandella, che forse era stato anche ostacolato in maniera dubbia, diciamo così, non posso dire fallosa per un attimo, però ha chiesto il fallo il capitano numero 5 dell'Ital Service, che poi è andato avanti con la sua azione, allora ha ignorato il direttore di gara. Qua attenzione perché c'è stato un battibecco, credo, fra Rever Cortés e un giocatore che non riesco a vedere, siamo veramente coperti. Coco Wellington a terra, non so Alessio se hai visto qualcosa, si è alzata subito in piedi la panchina dell'acqua e sapone. Marcelinho sta dialogando con i direttori di gara, non so se Marco hai visto qualcosa in questa circostanza. Credo un'altra simulazione da parte del giocatore dell'acqua e sapone, credo che questa sia l'interpretazione di Chiariello da quello che ci è dato vedere. Andiamo da Marco Calabresi. Sicuramente c'è stato un battibecco tra Rever Cortés e Bocao. Tra l'altro ti sottolineo, Luca Jan da 20 metri di distanza ha fulminato con lo sguardo Bocao, perché comunque nonostante il momento di tensione che si è venuto a creare davanti alla panchina dell'acqua e sapone, il giocatore brasiliano è troppo esperto per lasciare che i propri compagni si facciano prendere dal nervosismo. Diventa fondamentale anche la gestione dei cartellini in questo momento, con l'acqua e sapone avanti 3-0, è sempre più probabile che possa essere attesa sabato dalla semifinale contro il Napoli. C'è parecchio lavoro adesso per i direttori di gara, non bisogna farsi innervosire, dice Marco Calabresi. Certo, ecco, un po' di nervosismo si è palesato in questo frangente. C'è comunque il calcio di punizione dunque per l'Ital Service Pesaro. Alla fine chi ci aveva visto giusto subito era proprio Alessio, che ci aveva segnalato la simulazione, quindi calcio di punizione per l'Ital Service Pesaro. Ovviamente le palle native adesso vanno massimalizzate. Sì, punizione indiretta, se non altro un altro cartellino giallo per il giocatore dell'acqua e sapone, Wellington in questo caso. Chiariello ha deciso così, tiro indiretto, quindi di seconda. Anche se riprendo la parola, Marcelinho ha calciato direttamente in porta, magari o non si è accorto, non ha capito, oppure voleva una deviazione, chissà. Accelera sulla sinistra Stringari, che subito alza le mani a voler dire è calcio d'angolo, e Chiariello gli dà ragione indicandosi il punto di battuta, appunto il corner per l'Ital Service Pesaro. Una fase un po' confusa, un po' più spezzettata del solito, fino a qui eravamo andati via con ritmo molto scorrevole, ma qua ancora Mammarella
va a neutralizzare un altro tiro dell'Italia Service Pesaro. Emblematica la gestualità di Alessio Musti, ve la racconto io, insomma, con la mano ha fatto capire, insomma, che qui non si passa, diciamo così. No, rimango sempre sorpreso per la semplicità del gesto tecnico di Stefano Mammarella, anche in questo caso una parata che sì, tutto sommato, poteva essere semplice. Scusa Alessio, perché ruba un pallone importante Bertoni su Tony Dandella, che ovviamente forza un po' la giocata, perché probabilmente adesso va fatto anche questo. Bertoni si invola verso la porta di Micoli, ma spara ancora una volta fuori, anche nel primo tempo una circostanza identica per Bertoni, non capitalizzata al meglio. Qua ruba un altro pallone l'Ital Service con Rever Cortez, danza sul pallone, cerca di appoggiare per stringare il sinistro, esulta come avesse segnato Luca Ian, perché fa vedere, mostra il petto come a dire: guarda che ho preso una pallonata sul petto. Non è così per l'arbitro, fallo, ammonizione e parola a Marco Calabresi, bordo campo. E Luca Ian che si è alzato la maglia non per mostrare la tartaruga degli addominali, ma per mostrare l'eventuale segno sul corpo della pallonata. Chiariello però non si è fatto ammaliare dai muscoli di Luca Ian, quindi non è tornato sulla sua decisione. Il fascino della tartaruga di Luca Ian, insomma, non ha funzionato. Punizione per l'Ital Service Pesaro, e questa è davvero una punizione e una posizione interessante. La rincorsa lunga di Rever Cortez, quella un po' più corta di Stringari. Sull'altro lato del campo c'è Marcelinho, vediamo, va al tocco Rever Cortez, esce Lima che esulta da terra per aver ribattuto questo tiro. Adesso il nervosismo a cui si faceva riferimento qualche istante fa un pochino è salito, un pochino è decollato, così come è decollato fuori questo pallone di Stringari. Adesso è la fase decisiva della gara. 10:55 alla fine, 4 falli dell'Acquestapone, quindi un solo fallo dal bonus. E nervosismo che si sta alzando, devono stare attenti adesso i direttori di gara a tenere la partita nella giusta strada, perché Mammarella ancora una volta sul sinistro che sembrava vincente. Scusa ancora Alessio, ma quale occasioni si moltiplicano. Sembrava vincente da parte di Stringari, la palla ha toccato la sua suola, ha toccato terra, sta di fatto che non è entrata. Tiene inchiodato il match sul 3-0, dicevi, fase decisiva, nervosismo che sta crescendo e bisogna controllarlo. Ci devono essere bravi qua i direttori di gara in questo caso, perché stiamo vedendo. Adesso l'Ital Service cercherà inevitabilmente di forzare le giocate, e l'Acquestapone deve stare attento a non arrivare al bonus. Rever Cortez riceve il pallone da Marcelinho, quindi Stringari ci prova ancora lui nell'uno contro uno, è molto abile, ma marcatori di primissimo livello. Qua chiede il cambio dopo aver dato in campo, dopo aver spremuto in campo tutte le proprie energie per questo frangente. Siamo quasi a tre quarti di gara, siamo quasi a metà del secondo tempo. Resiste il punteggio di 3-0 che è fissato sul tabellone elettronico dai gol di De Oliveira, Calderoli e Coco Wellington. Tony Dandella accelera per liberarsi, ritagliarsi un po' di spazio sull'aggressione di Calderoli, si arrabbia anche con il compagno, con Rever Cortez, perché non c'era appoggio nonostante fossero passati ormai alcuni secondi. Quindi possesso Murillo che sfrutta un mezzo blocco, poi in buca in avanti nella terra di nessuno, e allora di nuovo possesso per l'Ital Service Pesaro. Certo è che leggere tatticamente in questo frangente della partita è missione assai complicata, forse anche per Alessio Musti e per tutti i più grandi conoscitori della disciplina, perché sta accadendo veramente un po' di tutto con l'Ital Service, che non è rinuncia a nessun uno contro uno, forza ogni giocata nel tentativo di inventare qualcosa. Commette fallo, ancora un cambio col possesso di Ital Service, rischia grosso la squadra di Ramiro Diaz, che però comunque se la cava, accelera Stringari, in avanti le pallone per Tony Dandella in area, e questa qua volta il problema non è Mammarella ma è un po' di mira da parte di Tony Dandella, che subito invoca il cambio. Stanno mettendo tutto in campo i giocatori biancorossi, e anche l'Acquestapone continua a pressare, ha provato a tutto campo in questo momento. Su una transizione è stato bravo il giocatore Stringare a recuperare il pallone e andare in transizione. Qui attenzione perché Lima sguscia via il pallone in orizzontale, prova il pallonetto De Oliveira, ma con la schiena, credo con la parte bassa della schiena, in qualche maniera Tress lo frena e manda il pallone in calcio d'angolo. Adesso è davvero avvincente la partita, il corner per l'Acquestapone. Murillo
Sistema il pallone, c'è Calderoli vicino a sé, il pallone proprio per lui, cerca di ritagliarsi uno spazio per concludere, lo trova, ma il pallone termina ancora fuori del rettangolo di gioco, mentre Diaz sta parlando ormai da diversi secondi con Rever Cortés in cerca di soluzioni per il suo rientro in campo nei prossimi istanti di match, nei prossimi minuti di gara. Invece non vedo in campo da diversi minuti Cesaroni, chissà che quella smorfia, quella botta che ha ricevuto in precedenza non sia stata un problema per lui. Ancora nervosismo, ancora proteste da parte di Coco Veneto, di Calderoli. Deve stare attento perché i cartellini gialli mi sembra che gli arbitri non se li stiano risparmiando e quindi rischia una sanzione. Scivola, sta cadendo di tutto, Murillo, ripartenza, 2 contro 2 da supporto Fortini da questa parte, la conclusione da parte di Boaventura, facciamo fatica a tracciare una linea di telecronaca perché accade veramente di tutto. Ancora il direttore di gara Chiariello vicino alla panchina che richiama a sé un giocatore, si tratta del secondo portiere, ovviamente stiamo parlando di Mirko Casassa, giallo anche per lui, qualche protesta da parte della panchina, credo Casassa, no Alessio, era lui il giocatore ammonito, abbiamo la visuale un po' coperta dalla nostra prospettiva, comunque gioco ripreso, ancora Ital Service in avanti, il tiro che è anche un tentativo di assist forse per un compagno da parte di Tress, la palla che schizza da quest'altra parte e allora Tress la recupera all'interno del proprio quadrato, appoggia per Boaventura, il pallone di prima per Manfroi, torna in campo il numero 13 che più volte nei finali di gara di questa stagione per l'Ital Service ha regalato delle belle gioie con gol trovati proprio nel finale di gara, adesso anche a lui mister Diaz si aggrappa nel tentativo di riaprire una gara che al momento sembra bloccata e inchiodata sul 3-0 per l'Acqua e Sapone. E con 8 e 20 alla fine, 3 gol da recuperare, devi iniziare a pensare quando mettere il portiere in movimento. Io credo che Ramiro Diaz ci stia pensando da qualche secondo, perché inizieranno comunque gli ultimi 5 minuti, 6 minuti, devi rimontare 3 gol, sono veramente tanti. Adesso proprio Ramiro Diaz sta parlando con i giocatori in panchina, ho visto un 4 con la mano, ho letto il labiale un 4, quindi credo proprio che qualcosa di diverso stia pensando, non so se è il portiere di movimento, forse non adesso, di sicuro qualcosa di diverso vuole provare il tecnico spagnolo dell'Ital Service Pesaro, che non riesce a segnare, di occasioni ne ha create tante ma è andata a sbattere contro il solito super Mammarella che siamo abituati a conoscere qua a Boaventura, la sterzata, cerca spazio per calciare, non lo trova in mezzo a tanti avversari, gran numero di Manfroi, la palla verso Fortini, la gran lettura e chiusura da parte di Jonas che accelera, poi sterza, torna nel metà campo, riaccelera di nuovo in avanti il pallone, cestinato in questo caso, scivolano un po' i giocatori in mezzo al campo, Manfroi non ne ha più, riceve subito il cambio da Rever Cortés, così come Tress prende il cambio da Tony Dandella che era uscito con la lingua di fuori, con mezza lingua di fuori qualche istante fa, ma subito c'è bisogno del suo contributo, c'è bisogno di tutti e c'è bisogno di più attenzione in questi passaggi Alessio, perché non è la prima volta che il pallone termina fuori su un pallone in orizzontale o quasi. Eh sì, anche nel preparare l'uno contro uno bisogna essere un po' più mobili, perché la difesa mista con i cambi di marcatura dalla parte dell'Acqua e Sapone porta sempre un aiuto, una copertura, e anche se dribbli il tuo diretto difensore successivamente ce n'è un altro ancora, e dribblare più di un giocatore dell'Acqua e Sapone è un'impresa molto complicata, così arrivi in maniera stanca o comunque molto defilata nel calciare in porta Stefano Mammarella. Lo spettacolo del Palafiera di Pesaro, ma soprattutto lo spettacolo delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A, ve lo stiamo raccontando sui social, sulla pagina ufficiale della divisione calcio A5, ma anche su Repubblica.it, PMG Sport, c'è un'occasione a questa pone, ma soprattutto c'è Marco Calabresi che mi chiede la linea a bordo campo. Marco. E soprattutto a proposito di Marco, c'è Marco Boaventura che sta indossando la maglia gialla del portiere di movimento, dunque il Pesaro giocherà in 5 contro 4, tenta il tutto per tutto Ramiro Diaz. Grazie Marco, l'aspettavamo Alessio, Boaventura ha indossato la maglia, non è ancora il momento perché è seduto in panchina, mancano 6 minuti e 50 secondi, volendo da questo punto di vista qua è un'eternità, certo è che contro l'Acqua e Sapone sarà sicuramente difficile far gol, un'Acqua e Sapone comunque fin qui davvero molto molto concentrato, grintoso, attento in ogni situazione, al di là dei singoli episodi, gol fatti o rischio gol subiti, un'Acqua e Sapone che sicuramente ha lasciato una grande
impressione. Prima di sentire il tuo commento, mi richiede la parola a bordo campo Marco, e ovviamente gliela cediamo subito. Marco, alla prossima interruzione con possesso Ital Service, time out chiamato da Ramiro Diaz, che evidentemente non vuole giocare un portiere di movimento, fra virgolette, passami il termine, banale, ma vuole dare istruzioni precise per provare a scardinare la difesa dell'Acqua Sapone. Vorrà dare delle indicazioni chiare da qui alla fine della gara, cercare anche di motivare i ragazzi che fin qui, forse per la prima volta in casa, non riescono a trovare ancora la via della rete. È una notizia per una squadra così forte dal punto di vista offensivo. Oltretutto dà anche il segnale chiaro di una squadra come l'Acqua Sapone, che è venuta a Pesaro per cercare di alzare la coppa. Qua alza invece il ritmo l'Ital Service, e soprattutto alza il quinto, mette dentro, per meglio dire, il quinto. C'è appunto 29 maglia gialla Boaventura, che si posiziona a sinistra nella prima linea di impostazione insieme a River Cortés, Stringari, davanti ci sono invece Tony Dandel e Marcelinho. River Cortés centralmente per Stringari, di prima, rischia subito tantissimo, poi il tentativo da parte di Jonas, il primo colpo del possibile, 4-0, è mancato, pallone fuori, chiama time out mister Ramiro Diaz. Andiamo a sentire il time out delle panchine. Ascolta, calma, calma. Allora, Guilherme qua, Marcelo al fondo. Boaventura tienes. Diagonal con Marcelinho. Diagonal corta entrada con Stringari. Rever, tú en el centro. Movimiento. Y doblar balón con Manfroy. Manfroy está solo. Adesso Tony Dandel estaba solo, ¿entendido? Ma aguanta un poco. Aguanta un poco la espada. Diagonal. Te taparon la diagonal. Gira. No te taparon la diagonal. Control orientado. Diagonal corta. Entra. Diagonal larga. Rever. Y aquí se agarra la espalda al lado contrario, ¿ok? Y metes a Marcelo. Comenzamos con Pilar. Gal. Tienes que salir del centro y mover. Salir del centro y mover. Bye. Mentre le cheerleaders continuano la propria esibizione, abbiamo sentito quello che ha detto Ramiro Diaz, ma spiegaci Alessio cosa ha chiesto alla squadra. Lui ha fatto un riepilogo molto sintetico di quelle che sono le soluzioni che potrebbe avere Marco Boaventura, che è, diciamo, il fulcro di questo movimento di possesso palla con il portiere. La cosa che ha chiesto a tutti i giocatori è quello di pensare, adattare a seconda della linea di passaggio che si va a aprire. Gran giocata sulla sinistra di River Cortés, che salta un avversario ma non il secondo. Boaventura decide di spendere il giallo in questa maniera, direi anche in maniera saggia, perché c'era il rischio di palla scoperta e porta vuota, di subire il 4-0, invece con un po' di malizia si è messo davanti e ha sprecato sì un cartellino giallo, ma anche tenuto la porta al sicuro. Più nel dettaglio spiegava come se la diagonale era aperta, di fare il passaggio verso la diagonale. Addirittura lui offre due diagonali, una lunga presumibilmente sul secondo palo e una più corta, che è il giocatore che va a tagliare nel cuore della difesa dell'Acqua Sapone. Se non dovesse esserci quel passaggio, c'è un passaggio esterno, perché ovviamente l'Acqua Sapone in inferiorità numerica non può chiudere tutte le traiettorie di passaggio. Una evidentemente sarà aperta, e segnalava Ramiro Diaz dove andarsi a rifugiare nel caso non ci fossero le linee libere di passaggio in diagonale. Fuori Miccoli, dentro Boaventura, ci riprova 5 contro 4 nella metà campo dell'Acqua e Sapone, c'è tutta l'Ital Service Pesaro. Boaventura, il tocco per Manfroi, giro palla ovviamente con Rever Cortés in posizione centrale, ancora Manfroi si fa vedere appunto in diagonale in mezzo alla difesa avversaria, Marcelinho che viene anche incontro, malinteso, palla fuori ancora una volta, corre a dare il cambio a Miccoli. Boaventura corre fuori dal rettangolo di gioco, possesso Acqua Sapone con la sfera che da Lima va verso Bertoni, gran controllo, gran palla per Lima, attenzione a Lima, un euro gol del numero 3 dell'Acqua Sapone al rientro. Qua c'è tanta classe in questa azione, Lima Bertoni, Lima, e poi un tocco sotto morbido con Cioccolatino che vale il 4-0. Se questo è il bentornato, diciamo, bentornato a Gabriel Lima, che fa un gol meraviglioso, che credo che chiuda definitivamente la partita, dà un segnale chiaro dell'Acqua Sapone cosa è venuto a fare qui a Pesaro per questa manifestazione. Gol meraviglioso su una transizione, è un po' quello che ci siamo detti durante tutta la telecronaca. È una squadra che ha saputo soffrire, ha tenuto botta, attraverso un giocatore meraviglioso come Stefano Mammarella ha sventato quello che anche il tenere strozzato in gola l'urlo da parte dei tifosi, da parte dei giocatori, di un gol che almeno avrebbe dato la gioia a tutta questa gente che è venuta a vedere questa partita, e con merito si sta portando a casa questa semifinale.
Ancora ci prova Litazzervi Spesaro ad attaccare a 5, non lo ha fatto benissimo fino a questo momento, però ovviamente deve insistere. 4 minuti e 20, è tanto tempo, e arriva il gol sulla diagonale lunga di Marcelinho, se non vado errato, e lui ad appoggiare in fondo al sacco sul tracciante da parte di Ver Cortés, che ha disegnato una linea di passaggio perfetta proprio come invocata dal proprio tecnico. E allora Marcelinho non poteva mancare forse la sua firma ad un appuntamento così importante, ad una sfida così eccitante ed emozionante. Prova a riaprire la gara l'Italservice, prova anche a rispondere ad Alessio Musti, che ha parlato di gara chiusa. Io quando mancano 4 minuti non ne ho mai il coraggio, questa è una brutta esperienza che ho fatto in passato, però sicuramente c'è ancora un po' di speranza per l'Italservice Pesaro con Boaventura, che tocca per Ver Cortés, di prima il pallone in mezzo, rischia grosso l'Acqua e Sapone, ci prova Cesaroni, ora trema un po' la retroguardia dell'Acqua e Sapone, il pallone messo in mezzo, alzano il braccio, volevano un fallo i giocatori di Ramiro Diaz, ovviamente ha riacceso sicuramente il morale questa situazione con 3 minuti e 3 quarti, però è il momento di tornare a bordo campo. Marco Calabresi, a te. Si sono affrettati dalla panchina dell'Acqua e Sapone, è arrivato Luca Di Eugenio, il vice di Tino Perez, a depositare il cartoncino del time out. Dunque il tecnico spagnolo vuole fermare l'assalto del Pesaro con un minuto di sospensione, e quindi ovviamente il tecnico dell'Acqua e Sapone andrà a dare altre indicazioni ai suoi giocatori. Che sport meraviglioso, comunque ogni volta c'è qualcosa da raccontare quando tutto sembra dormiente, quando tutto sembra sistemato, poi il colpo di scena che ti tiene lì incollato fino alla fine. 3 minuti e 28 mancano al termine della gara. Boaventura, tocca per Ver Cortés, quindi Stringari va da Cesaroni, pressato, aggredito, perde il pallone, attenzione al pallonetto, e anche questo è un disegno perfetto da parte di Bocao, che realizza il gol del 5-1. Sono implacabili i giocatori dell'Acqua e Sapone, una palla persa da Cesaroni e Bocao ha castigato. Palla sradicata da parte di Bocao nei confronti. Questa è la definizione corretta, diciamo. E poi la freddezza di andare a mettere il pallone in rete. Si era presa un piccolo vantaggio psicologico la Little Service, è stata brava perché sul 4-0 aveva subito fatto gol e aveva messo un po' di paura all'Acqua e Sapone, però di paura ne ha messa poca, poi Bocao ha rimesso subito le distanze. Ancora Marco Calabresi. Dopo il gol del 5-1 di Bocao, Di Eugenio è andato a riprendersi il cartoncino del time out, quindi nessun minuto di sospensione per Tino Perez dopo il gol che ha riportato la sua squadra più 4. Si era accesa la sirena, si è spenta con il gol del 5-1 più 4 appunto per l'Acqua e Sapone, che adesso amministra molto bene anche il pallone. L'Ital Service deve cercare in tutti i modi di recuperarlo il più presto possibile, ci prova Marcelinho, ci prova anche Rever Cortés, si scontrano fra di loro i giocatori dell'Acqua e Sapone, ma il pallone arriva da Mammarella che poi lo alza sulla deviazione Rever Cortés, o presunta tale, così mi era sembrato, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, invece no, non c'era deviazione, la rimessa è proprio per l'Italservice Pesaro. 2 minuti e 35, è poco tempo, ma un filo di speranza vuole tenerlo acceso l'Italservice Pesaro, ma che al di là del risultato vuole comunque continuare a dare anche un segnale a questo grande pubblico, ai suoi tifosi, per questa partita ma anche per il proseguo della stagione, vuole far capire che non si molla fino all'ultimo secondo. Così voglio tradurre l'atteggiamento ancora in attacco in 5 contro 4 da parte dell'Italservice Pesaro, con Rever Cortés che appoggia per Boaventura, ancora Rever Cortés in posizione centrale, ancora Boaventura affrontato a qualche metro di distanza da Lima, quindi in mezzo fra le linee c'era stato un attimo Stringari che poi si scansa, il pallone va da Boaventura, ancora in banda Manfroi, mette in mezzo, intercettata anche questa, può ripartire Lima, l'appoggio in fondo al sacco, ancora lui, ancora il numero 3, ancora Lima, 6-1, questo sì è il colpo assolutamente del definitivo KO. Sì, anche un risultato anche troppo ampio per quello che abbiamo visto dentro questa partita. C'è anche da dire che è un risultato così ampio per una squadra molto esperta come l'Acqua e Sapone, che ha ottimizzato tutte le occasioni che ha avuto, ha fatto anche sfogare l'Italservice Pesaro, che inevitabilmente paghi dazio sia una manifestazione per la prima volta, una manifestazione così importante, e sia di fronte a una squadra che è estremamente motivata ed è cinica quando c'è da essere cinici, e molto brava negli elementi cardine come Mammarella nello specifico in alcune parti della partita.
100 secondi alla fine, poco più, e spreca questa opportunità Tres, il gesto di stizza da parte di Ramiro Diaz davanti alla panchina, che avrebbe assolutamente gradito un appoggio migliore in porta da parte del suo numero 7. Ovviamente adesso c'è anche un po' di stanchezza, oltre che un po' di scoramento o comunque sia di testa, che ha lasciato il campo in parte da parte del Little Service. Pesaro insiste, Stringari nell'uno contro uno, il pallone viene toccato in fallo laterale, ancora il numero 11 che va alla battuta. Sembrano stremati i giocatori biancorossi, Alessio. Soprattutto nella testa, adesso chiaramente ha levato anche il portiere movimento, si è preferito evitarlo per non poi cercare di subire una goleada. È ovvio che le aspettative erano alte se la società aveva deciso di organizzare questa manifestazione, tra l'altro in maniera impeccabile, perché sperava di poter fare un'impresa. Poi è vero che successivamente hai dato il sorteggio e ti esce l'acqua e sapone, un po' di timore ti viene, però tutto sommato speravi di fare un miracolo sportivo per quella che è sempre da considerare una neopromossa. Analisi assolutamente più che condivisibile, mentre c'è il quinto fallo dell'acqua e sapone in questo secondo tempo. Ne aveva commessi tre nei primi 5 minuti, poi ha saputo dosare meglio la gestione dei falli la squadra di Perez, che ora recupera un altro pallone. Fanno fatica a tornare all'indietro i giocatori biancorossi, devono però mettercela tutta per evitare di subire un passivo ancora superiore, che sarebbe davvero una lezione troppo elevata per quanto abbiamo visto in campo. Sicuramente acqua e sapone che ha dimostrato la sua superiorità nell'arco di tutta la partita, ma ci sono stati diversi momenti della gara in cui Little Service ha dato bel filo da torcere alla squadra di Perez, che è un passo a 45 secondi dall'occupare la casella numero 4 delle semifinali. Qua c'è una frenata che sembrava quasi un segnale di chiusura, ma manca ancora un po' troppo. 35 secondi al termine, palleggia la formazione abruzzese con Calderoli, che prova ad affrontare e stringare. Il pallone resta in vita, resta in gioco il tunnel di Murillo, ma la palla riconquistata da Little Service. Tres va a sfidare uno contro uno De Oliveira, il numero di Tres, che vuole regalare una gioia al Little Service, ma ci si mette di mezzo sempre un certo Stefano Mammarella. Le gare ancora una volta il 6-2, manca davvero poco, 18 secondi al termine. Allora possiamo preparare le considerazioni finali, Alessio Musti. Dicevamo, nel tabellone delle semifinali ci sono le quattro teste di serie. Ora te lo posso chiedere, da qualche minuto che covavo questa domanda: qual è la tua favorita? Come il campionato c'è enorme equilibrio, devo dirti che secondo me Luparense e Acque Sapone sono le più accreditate per la finale, per quello che si è visto sia nell'arco del campionato e sia in questa giornata. Però sono gare secche, può sfuggire ogni pronostico. Mi sbilancio dicendo di quelle che potrebbero essere le finaliste, su un'eventuale vincitrice veramente non ho idea. E te la concediamo questo paracaduto, ovviamente più che comprensibile, anzi ti ringrazio di essere andato così in profondità, non è cosa scontata, e ti ringrazio per essere stato qui con noi in sede di commento tecnico. Ti chiederò un ultimo riassunto flash fra poco, ma prima dobbiamo ricordare il punteggio finale: 6-1 per l'Acqua e Sapone Unigross su Little Service Pesaro, che ce l'ha messa tutta ma è stata battuta in maniera abbastanza netta dalla formazione abruzzese. L'unico marcatore multiplo di questa partita è stato Lima, autore della doppietta. C'è questa notizia che ci fa piacere: sotto 1000 punti di vista per Little Service. Ha timbrato il cartellino il solito Marcellino. Allora dicevo, adesso l'ultima fotografia di questa gara e più in generale di questa prima giornata di gare. La prima giornata è che ha visto le teste di serie arrivare fino alla fine, quindi diciamo sono stati tutti rispettati tutti i pronostici. Di questa gara Little Service ha pagato più del dovuto lo scotto dell'essere una neopromossa e di aver organizzato questa manifestazione, che nei primi minuti ha creato forse un po' di emozione. Il punteggio è troppo ampio, secondo me, e ha meritato l'Acqua e Sapone di passare il turno, ma con un risultato troppo ampio per quello che si è visto a cavallo dei due tempi, tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. L'analisi di Alessio Musti, che salutiamo e ringraziamo, in attesa di avere degli ospiti al microfono di Marco Calabresi, che è già pronto in postazione, fra poco andrà a intercettare qualcuno delle due formazioni o chissà qualche ospite presente in tribuna. Io approfitto per ricordare ovviamente il programma ufficiale, a questo punto sicuro, definitivo, del proseguo della Final Eight di Coppa Italia. Anzitutto mi preme ricordare, visto che non l'abbiamo fatto sin qui, che domani inizia l'avventura per il futuro del calcio 5, ma in parte anche il presente.
ovvero la Final Eight di Coppa Italia Under 19 ad Urbino. Si gioca la prima giornata, quindi i quarti di finale. Si inizia la mattina abbastanza presto alle ore 11 con la prima sfida, poi le altre gare fino al pomeriggio, tardo pomeriggio fino alla sera. Poi anche l'Under 19 traslocherà, si trasferirà qua al Palafiera con le semifinali e le finali sabato e domenica mattina. Quello che va completato però è il programma ovviamente della finalette di Coppa Italia di Serie A. Sabato le due semifinali, sabato la prima partita alle ore 18, la seconda alle ore 20:30, la prima sfida fra le due trionfatrici delle gare iniziali odierne, delle prime due gare odierne, ovvero la sfida fra Came Dosson e Luparenze. Poi la seconda sfida alle 20:30 fra Lollo Caffè Napoli e Acqua e Sapone. Queste le due parti del tabellone. Da questo lotto di squadre, da questo poker di formazioni, troveremo le due finaliste che si affronteranno domenica alle ore 18. Ovviamente, ripetiamo ancora per tutti quanti, se lo fossero lasciati scappare, un aspetto importante delle semifinali e delle finali, ovvero che andranno trasmesse in diretta su Fox Sports. E quindi ancora una volta il grande calcio a 5 visibile nella migliore vetrina possibile. Vedo Marco Calabresi che è pronto con degli ospiti. L'ultimissimo saluto da parte di Alessio Musti. Ancora una volta grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo alla prossima avventura. Grazie a voi, grazie Matteo. E allora aspettiamo indicazioni in zona intervista da parte di Marco Calabresi. Lo vediamo pronto a carpire qualche ospite delle due formazioni. C'è stato il saluto da parte di tutti i protagonisti di questa gara valida come quarto di finale numero 4. Dicevo, sabato le semifinali alle 18 e alle 20:30, domenica la finalissima alle ore 18 e domani la finaletta di Coppa Italia Under 19. Poi il grande calcio 5 nazionale si fermerà per una pausa e allora approfitto anche per ricordare il programma del campionato, il calendario della Serie A. Ecco però mi fermo perché c'è Gabriel Lima con Marco Calabresi. Allora a te Marco. Gabriel Lima, bentornato in campo. Parto da quella corsa verso i medici dell'Acqua e Sapone che ti hanno aiutato tantissimo a rimetterti in piedi dopo quella botta terrificante all'Europeo. Quindi oggi due gol che valgono forse quattro. Sì, la verità è che è una gioia essere in campo. Io, come ho detto in un'intervista, non ci credevo. Io sono un po' pessimista, ma i medici mi hanno detto che se lavoravo bene potevo magari arrivare, non sono nella mia forma migliore. Credo che il grosso lavoro hanno fatto i ragazzi, il primo tempo. Io ho cercato di dare una mano con un po' di corsa e sarà così. Abbiamo un grande roster, credo che può fare la differenza. Una straordinaria prova di forza e intensità della squadra, anche con un pubblico bellissimo ma contrario. Sì, la partita per noi era complicata. Qua abbiamo perso in campionato, non abbiamo giocato bene. Oggi invece siamo scesi in campo con la giusta concentrazione, pubblico ancora una volta complimenti, però la nostra voglia di andare fino in fondo e oggi si è vista. Senti, sabato sera verrà Fox Sports qui e non a casa tua sul divano, quindi anche per questo ti godrai da protagonista una serata importante, comunque una semifinale di Coppa Italia per poter tornare di nuovo a giocare la finale. Io con i ragazzi di Fox ho detto basta essere in casa oppure in telecronaca, preferisco fare la diretta, però loro che mi vedono in campo, è più bello così. Spero anche di fare domenica, ma sabato sarà veramente una grande gara. Napoli è una squadra che lotta per tutto, credo che sarà un bello spettacolo. Grazie Gabriel Lima, Matteo. Grazie al numero 3, che tra l'altro oggi possiamo chiamare tranquillamente, non solo oggi, ma oggi in particolare goleador dell'Acqua e Sapone, perché è l'unico marcatore multiplo, autore di una doppietta, Gabriel Lima, intervistato dal nostro Marco Calabresi. Non credo che ci siano altri ospiti da sentire al suo microfono, per adesso no, siamo fermi così, siamo a posto così. Allora, per quanto mi riguarda, non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione che ci avete prestato per questa grande giornata e in particolare da parte mia per questa grandissima serata di spettacolo del calcio a 5 nazionale dal Palafiera. Ve l'abbiamo trasmessa in tutte le salse, sui social, in televisione per le Marche, su ETV Marche
ora il monitor passa alla grande emittente Fox Sport, che ci racconterà le semifinali e le finali. È stato davvero un grandissimo spettacolo in campo, fuori, alle finalette di Coppa Italia di Serie A. Da parte mia, Matteo Magnarelli, da parte di tutta la coordinazione e l'organizzazione di questa diretta televisiva, un saluto. Ci ritroviamo sempre qua alle finalette di Coppa Italia di Serie A. Ciao!